Buon pomeriggio amici di Bepi Sport, siamo in diretta dallo stadio comunale di Venegono Superiore, tra poco la terza giornata del campionato di eccellenza, girone A, il match clou, lo vivremo qui live sulla pagina Facebook di Bepi Sport Varesina-Varese, il derby che dopo soli 180 minuti di campionato potrebbe già dire molto del futuro di queste due squadre. Il Varese arriva da due vittorie consecutive, 4 punti totalizzati al netto dei 2 di penalizzazione che ha da scontare in questa stagione la formazione di Domenicali. La Varesina invece ha raccolto appena un punto nelle prime due giornate, il KO col Busto 81, il pareggio di mercoledì contro la Castellanzese. C'è grande attesa, sono attesi circa 700 spettatori, tutto pronto per questa terza giornata, ci sono anche delle novità nelle due formazioni, tra poco andremo a scoprire tutto con il collegamento live che partirà tra pochissimo, dopo un piccolo stacco pubblicitario. A tra poco amici. Massima concentrazione, emozioni da gestire, perché un derby non va solo giocato, va vissuto e vinto. 10 km le divide, un obiettivo le accomuna, ritornare a braccetto in Serie D. E allora, fateci divertire! Amici di Bepi Sport, buon pomeriggio dallo stadio comunale di Venegono Superiore da parte di Manuel Favia. Questa è Varesina Varese, il derby della terza giornata del campionato di eccellenza Girone A, il match più atteso di questo turno di campionato, una partita che potrebbe dire tantissimo, soprattutto per il Varese che reduce da due vittorie consecutive, insegue il tris, la formazione di Michele Domenicali, al primo vero grande appuntamento di questa stagione in trasferta contro la formazione di Marco Spilli. Abbiamo il tempo di andare a leggere con calma quelle che sono le due formazioni. Partiamo ovviamente dagli ospiti, il Varese conferma in blocco la formazione che ha battuto settimana scorsa il Vigevano. In porta con la maglia numero 1 c'è Scapolo, linea 4 con 4 difensori da destra a sinistra, Lonardi con il 2, Travaglini con il 5, Simonetto con il 6 e Bianchi con il 3, in mezzo al campo con l'8 Gestra e con il 4 Conti e poi il trio composto da Camarà, capitano con la maglia numero 7, Lercara con il 10 e Scaramuzza con il 9 che agiranno alle spalle di Silla Buba con la maglia numero 11. Qualche novità di formazione invece per Marco Spilli, dovrebbe trattarsi di un 3-4-3, Vaccarecci in porta con la maglia numero 1, linea difensiva con il 5 Menga, con il 6 il capitano Albizzati e con il 23 Boni, uno degli ultimi arrivati nel mercato della Varesina. A centrocampo da destra a sinistra con la maglia numero 2 Barni, con la maglia numero 21 Mantovani, con la maglia numero 4 Martinoia e con il 18 Taino, davanti confermato il trio composto dal 9 Cargiolli, dal 10 Francese e dal numero 7 Broggi.
L'arbitro della gara è il signor Francesco Aloise della sezione di Lodi, sarà coadiuvato dai signori Arshad e Bevilacqua della sezione di Bergamo. Ecco le due squadre che stanno facendo proprio in questo momento il loro ingresso in campo. Tenuta biancorossa nuova per il Varese, maglia invece interamente nera con inserti biancorossi per la Varesina. Squadre che si dispongono in campo, ecco il fischio del signor Aloise. Tra pochi istanti dunque sarà derby vero per questa terza giornata. Una classifica fino a questo momento comandata dall'Alcione, l'unica squadra insieme al Varese ad aver vinto entrambe le prime due partite. Ma lo ricordiamo, i biancorossi devono scontare due punti di penalizzazione, quindi al momento sono fermi a 4. Alcione che quest'oggi giocherà contro la Sestese. Varese che dovrà cercare il colpaccio qui a Venegono superiore per provare subito l'aggancio in vetta alla classifica. Scambio di cortesia tra le due squadre, tra poco i due capitani, Camara che ha recuperato da un problemino fisico nelle ultime ore e Albizzati. Andranno a colloquio con il direttore di gara. Abbiamo il tempo di leggere anche quelle che sono le due panchine. A disposizione del Varese il numero 12 Porro, con il 13 Mzoghi, con il numero 14 Mauro, con il 15 Magoga, con il 16 Ezgoyen, con il 17 Mondoni, con il 18 Silla, con il 19 Moceri, con il 20 Vedagnuzzo. Per quanto riguarda la Varesina, in panchina Ghirlandi, con il 3 Frigerio, con l'8 Tino, con il 13 De Angelis, con il 16 Bellacci, con il 17 Vitulli, con il 18 Morello, con 20 Segalini e con il 32 Bianconi. Varese che si dispone alla sinistra della nostra postazione. Il primo pallone della gara sarà della Varesina, chiamata subito a vincere questo pomeriggio per non perdere altri punti importanti rispetto alla vetta della classifica. Incappata in una sconfitta clamorosa nel primo turno, la formazione allenata da Spilli, avanti di 3 gol contro il Busto 81 nel primo quarto d'ora di gara, è stata sconfitta per 4-3 in rimonta. Mercoledì invece nel recupero contro la Castellanzese è arrivato un pareggio per 1-1 con il timbro di Mantovani nel finale su calcio di rigore. Tutto pronto per l'inizio della gara, ecco il fischio dell'arbitro, si parte. Amici di Bepi Sport, buon derby a tutti. Con il primo lancio profondo a cercare il colpo di testa di Francese e dalla Varesina questa prima sortita offensiva, pallone che poi viene recuperato qui sotto la nostra postazione dal numero 11 Pichetti. Porta avanti il palla lui, cerca Camara, una imbeccata centrale, pallone che verrà colto senza problemi da Vaccarecci. Si perde dunque nel nulla il primo tentativo d'attacco del Varese, squadra molto veloce. Oggi si schiera con Camara praticamente nel ruolo di falso 9 là davanti. Ai suoi lati circoleranno Lercara e Piquetti al suo esordio in campionato. Nato nel Bissau, giocatore originario del Portogallo. Ha lo stesso procuratore di altri suoi compagni di squadra. Finalmente lo lancia dall'inizio domenica, c'è tanta attesa nei suoi confronti. Qui è Marco Taino che va a giocare il pallone centrale su Jacopo Mantovani, il playmaker della Varesina. Splendido cambio di fronte, se va dalla parte destra del campo dove attende il pallone Barni, si accentra, mette in mezzo un cross interessante, c'è una deviazione, palla che torna nuovamente buona per Barni, prova il cross per Francese che finisce a terra. Reclamano un contatto in area di rigore, non è di questo avviso il signor Aloise, che facendo che si può proseguire. Pallone che viene quindi recuperato da Scapolo, titolare anche oggi, classe 1998, sostituisce l'infortunato Calandra. Anche quest'oggi nel Varese va in panchina Porro come secondo portiere. Pallone che viene giocato in verticale, aggancio lontanissimo dalla porta di Scaramuzza, oggi in campo con la maglia numero 9, lancio profondo a cercare la velocità di Camara, ben arginato dal Bizzati. Duello tra i due capitani in campo, sarà semplice rimessa laterale in favore della Varesina. Sotto lo spicchio dove sono presidiati tantissimi tifosi del Varese, ovviamente pochissima distanza tra Venegono e lo stadio Franco Ossola. Qui non viene segnalato un fallo ai danni di Mantovani, rumoreggia il pubblico di casa, si prosegue, Camara anticipato, palla che diventa comunque buona per Piquetti, limite della rigore, calcia col mancino, colpisce addirittura Scaramuzza che era tra l'altro in offside. Si alza puntualmente la bandierina del signor Usman Arshad della sezione di Bergamo. E l'arbitro dunque assegna quindi questo calcio di punizione in favore della Varesina. Avvio intraprendente del Varese, che è stato sconfitto qui nell'ultimo confronto diretto tra queste due formazioni. Era il 6 maggio scorso.
ultima giornata del girone B del campionato di Serie D, la Varesina vincendo si guadagnò i play-out, condannando allo stesso destino il Varese. Poi entrambe le formazioni sono state sconfitte negli spareggi finali, retrocedendo in eccellenza. Qui lancio profondo, ottima la copertura di Simonetto, che ha subito anche un colpo alla testa, rinvio di prima intenzione da parte di Scapolo. Albizzati, colpo di testa, ennesimo colpo di testa di Travaglini, pallone nella zona del numero 5 Menga, che va un po' in difficoltà sulla pressione da parte di Scaramuzza. C'è dunque rimessa laterale in favore del Varese, già battuta. Bianchi, lato sinistro del campo, prova in verticale a cercare l'Ercara, ottima sponda per Camara, nel rigore Camara, conclusione deviata, primo brivido di questo derby, 3:25 sul cronometro, pallone che finisce in calcio d'angolo. Ci sarà dunque il primo tiro dalla bandierina in favore del Varese, splendida giocata da parte di Lercara, che con la coda degli occhi ha visto il movimento centrale di Camara, conclusione quasi a botta sicura sulla deviazione, il pallone è finito sopra la traversa davvero di qualche centimetro, e ora il primo tiro dalla bandierina. Tutti in area di rigore, salito anche Simonetto, anche Travaglini, traiettoria bassa, messa fuori, pallone che era a cercare il taglio di Scaramuzza all'altezza del primo palo, tra l'altro l'ultimo tocco è stato proprio dell'esterno offensivo del Varese, nativo di Como, classe 1997, sarà dunque rimessa dal fondo per la Varesina con Vaccarecci, portiere della sua seconda annata a difendere i pali della formazione delle Fenici. Ha parato anche un calcio di rigore nella prima giornata al Chinetti di Solbiate Arno contro il Busto 81, ma non è bastato per evitare il clamoroso KO per 4-3, una gara davvero folle. Eccolo rinvio di Vaccarecci a cercare Francese, la sponda, pallone che giunge sul lato opposto del campo dove c'è il taglio centrale da parte di Brogi, che sbaglia però l'appoggio col piede mancino, prova ad andare subito in contropiede il Varese, sponda di Camara, grande tackle da parte di Martinoia, l'Highlander del centrocampo della Varesina, ha recuperato il pallone, poi è nato subito in verticale Mantovani, il tocco da parte di Cargiolli per il taglio centrale intercettato dall'ottima copertura difensiva da parte di Simonetto, che si prende gli applausi del suo pubblico. La rimessa laterale è in favore della Varesina, va ad incaricarsi della battuta Marco Taino, va da Mantovani, tocco di ritorno per l'ex giocatore della Propata che prova il cross, si è alzata però la bandierina del signor Bevilacqua, pizzicato oltre la linea difensiva del Varese Marco Taino, esterno mancino di Tradate, classe 93, e dunque il gioco riprenderà con questo calcio di punizione in favore del Varese. 5 minuti e 22, ritmo assolutamente gradevole nonostante il gran caldo, e ora è Scapolo ad attendere il movimento dei suoi compagni di squadra, va al rinvio, pallone che supera ampiamente la riga mediana del campo, colpo di testa però perentorio da parte del numero 23 della Varesina, Boni, che ha rispedito il pallone nella metà campo difensiva del Varese. Boni è arrivato a metà settimana, giocatore che Spilli conosceva bene. Ora sciabolata profondo, colpo di testa da parte di Barni, poi è Bianchi, buono l'aggancio del numero 3, centrale per Camaraca, un po' di spazio, si aggira su se stesso due volte il capitano della Varesina, scusate, del Varese, che sbaglia completamente l'apertura sulla destra, Taino, e allora a Mantovani, protagonista del rigore del pareggio mercoledì con la Castellanzese. Qui si prende un rischio enorme con un doppio dribbling al limite della propria area di rigore, lancio profondo a cercare Francese, anticipato dal ben posizionato Travaglini, la rimessa laterale è in favore della Varesina, si fa vedere come sempre Mantovani, la palla invece a cercare Martinoia, di prima intenzione profondo per Francese, occhio alla velocità del numero 10, molto bravo Scapolo, sfruttando il lavoro in copertura da parte di Travaglini, che non ha concesso campo a Lorenzo Francese, bomber calabrese classe 1993, nelle sue prime due giornate di campionato ha già timbrato il cartellino nel primo turno contro il Busto 81. Lato destro del campo, col pallone che viene giocato da Lonardi, deviazione, palla ora mossa da Gestra, di prima intenzione Scaraventa, lontano il pallone ancora una volta Boni, Mantovani, forse un fallo in gamba tesa da parte di Camara, non è questo avviso il direttore di gara, con l'Ercara che premia la velocità straordinaria di Scaramuzza sulla sinistra, grande accelerazione da parte del numero 9 che adesso può andare uno contro uno, centrale per Camara, zona tiro, palla per Piquetti con il destro, murato, pallone che si impenna, è ancora viva l'azione d'attacco del Varese, bravo Taino ad allontanare la sfera, ora lotta Cargiolli ma non riesce a mantenere il pallone, poi finisce a terra Francese nel contatto con Simonetto, calcio di punizione importante per la Varesina per guadagnare mete sul terreno di gioco,
fino a questo momento meglio il Varese, che ha già sfiorato il gol al terzo minuto con Camara. Anche in questa circostanza si era costruito l'opportunità di andare al tiro in porta con Piquetti. Conclusione però respinta dalla retroguardia di casa, che sembra effettivamente giocare con un pacchetto difensivo a tre composto da Albizzati, Menga e Boni. Provato a cambiare qualcosa a livello difensivo Marco Spilli dopo aver subito 5 gol nei primi due turni di campionato. Ennesimo lancio a cercare la velocità di Scaramuzza, questa volta nemmeno lo sprinter maglia numero 9 della Varese può tenere il pallone in campo. E allora la rimessa laterale è per la Varesina con Barni. Attende il movimento dei compagni, poi preferisce lasciare il compito della battuta a Mattia Menga, maglia numero 5, difensore di Tradate. Va alla gettata profonda a cercare il numero 10 francese anticipato. Duello in mezzo al campo tra Piquetti e Mantovani, la palla rimane nei piedi del numero 11. Simonetto, giocatore di grandissima esperienza del Varese, classe 1996, al suo decimo anno con la maglia biancorossa. Quest'anno ha tutti i crismi della maglia da titolare. Era stato già protagonista della promozione dall'eccellenza alla D con Melosi in panchina. In quell'anno era riserva del duo titolare composto da Geller e Viscomi. Due anni giocati in D con i biancorossi. Poi la retrocessione della scorsa estate. Calcio di punizione qui guadagnato dalla Varesina. Qualche metro oltre la riga mediana del campo, Mantovani, giocatore della Varesina che si prende le più responsabilità nel cuore del centrocampo. Praticamente passano tutte da lui le azioni della formazione di Spilli. Qui tocca corto per Menga, porta avanti il pallone, centrale su Martinoia, prova un'imbeccata centrale per Cargiolli, si gira al volo con il destro, conclusione difficilissima con Scapolo che è molto attenta, lascia che il pallone finisca sul fondo alla sua sinistra. Ci ha provato Cargiolli, Alessio Cargiolli, maglia numero 11, attaccante che arriva da una doppia promozione con la maglia dell'Albissola. Non si è lasciato benissimo con la società ligure in estate, ha scommesso su di lui la Varesina. Fino a questo momento ha ripagato il club lombardo con un gol in due partite. Giocatore di grande esperienza, 28 anni, spezzino, grande tifoso dello Spezia. Sogna un giorno di giocare in bianco e nero, c'è nato vicino qualche anno fa, affrontando la formazione ligure con la maglia della Virtus Entella. È arrivato in Lombardia per guadagnare l'ennesima promozione della sua carriera. Qui buon break centrale da parte di Scaramuzza, limite del rigore, conclusione con il destro. Ben arginata da Vaccarecci, ancora una volta però è il Varese a provarci. Fino a questo momento se l'è cavata bene Marco Vaccarecci, portiere di Sansepolcro. 28 anni per lui, oggi gioca con questo completo blu. Invita i suoi compagni di squadra a guadagnare dei metri sul terreno di gioco. Reclama il pallone qui sotto la nostra postazione Cargiolli. Ecco che viene cercato proprio il numero 11, che sale in cielo per giocare questo pallone su francese. Buona la sponda per Taino, subito in verticale, forse un tocco con la mano da parte di Leonardi, non ravvisato dal direttore di gara. Poi bravo a sacrificarsi anche in fase difensiva francese. Lui insieme a Marco Spilli avrebbe gradito una rimessa laterale in proprio favore, ma non è di questo avviso il signor Arshad. Dunque la rimessa è in favore del Varese. Ovviamente con questo 3-4-3 offensivo la Varesina ha bisogno che Cargiolli, Broggi e Francese facciano tanto lavoro in fase di non possesso per andare a infastidire il centrocampo del Varese, che qui giostra il pallone con Conti. Pallone indietro per Albizzati, Travaglini, Simonetto. Va alla gettata profondo. Pallone intercettato da Barni. E allora prova un break centrale Broggi, ancora una volta però viene chiuso. Non è ancora entrato in partita il giocatore con la maglia numero 7 della Varesina. Occhio al Varese in contropiede, palla profonda per Lercara, spalle alla porta. Difficile per lui creare qualcosa, preferisce tornare indietro da Gestra. Sciabolata sul lato sinistro del campo dove c'è Scaramuzza. Arriva come un treno Bianchi, Scaramuzza va per conto suo, salta un avversario, ne punta un altro, entra nel rigore, mette in mezzo un pallone molto interessante con Taino, che con calma olimpica mette il pallone in angolo. Sarà il tiro dalla bandierina numero 2 in favore del Varese, che però preme e crea non pochi grattacapi alla formazione di Marco Spilli. Straripante in questo avvio di partita Roberto Scaramuzza, in gol settimana scorsa col Vigevano. È andato sul fondo, qui ha messo un pallone pericolosissimo. E ora è pronto dalla bandierina Piquetti. Anzi no, è Camara, tocca corto proprio per Piquetti, grande la giocata da parte del numero 11, mette in mezzo un pallone interessante col pallone che ballonzola pochi metri da
Baccarecci, poi Bianchi invitato dal pubblico del Varese a calciare, non una grande idea perché stava per lanciare in contropiede Francese, che però ha subito un brutto colpo al costato, probabilmente rimane a terra. Ora vedremo se Baccarecci spedirà il pallone in fallo laterale. No, decide di lanciare profondo Cargiolli. Sarà dunque rimessa sull'auto di sinistra per la Varesina. Si è ripreso nel frattempo Francese. Da sottolineare la gran giocata di Piquetti, che è entrato bene in campo. Giassi, Brito Silva, Piquetti, guineense di 25 anni, originario del Portogallo, con cui ha giocato fino all'Under 20 per poi prendere la nazionalità del suo paese. Qui è molto bravo anche in fase di interdizione, cambia fronte di gioco, si va nuovamente da Scaramuzza, che prova subito con l'aggancio a saltare Menga, che però è bravo. E allora Taino, lato mancino del campo per la Varesina, spinge il numero 19, mette in mezzo un pallone interessante, deviazione scoordinata di Simonetto, e arriva dunque anche il primo tiro dalla bandierina in favore della Varesina. Amici di Beppi Sport, sono 13 e 35 sul cronometro, sempre 0-0, ma la gara è molto gradevole. Alza il braccio Cargiolli, quasi a richiamare uno schema. Vediamo cosa ha preparato in settimana Marco Spelli. Valerzina, che ha la terza partita nel giro di 7 giorni. Vedremo se questo peserà nelle gambe della formazione padrone di casa, soprattutto nel corso del secondo tempo. Chiama uno schema, infatti, scambio corto, va al traversone, interessante, messo fuori, si coordina il volo Mantovani, finta la conclusione. Poi indietro da Taino, per non incorrere nei rischi, preferisce appoggiarsi a Barni. Cambio di fronte splendido per Cargiolli, che è partito in posizione regolare. Vediamo cosa si inventa ora l'attaccante ligure. Attende l'arrivo di Mantovani. Buona palla per il numero 21, che pennella il cross all'altezza del dischetto del rigore, messo fuori. Nuovamente Mantovani. Buon momento della Varesina, anche se arriva l'errore dell'ex centrocampista del Crema. Occhio a concedere spazi in velocità a Camarà. È molto attento Boni ad appoggiare indietro su Vaccarecci, che rinvia in una zona in cui non ci sono compagni di squadra. Varesina, che deve stare assolutamente attenta a non concedere spazi nella propria metà campo difensiva a Scaramuzza e Camarà, che sono rapidissimi. E anche Piquetti sta dimostrando di avere un'ottima condizione di forma, nonostante sia praticamente all'esordio questo pomeriggio. Si abbassa un po' il ritmo col pallone che viene giocato da Francesco Conti. Camarà, ancora una volta intelligente, apre memoria sulla sinistra per Piquetti. Uno contro uno con Menga, va via in velocità Piquetti, mette in mezzo un pallone interessante. Diagonale difensiva di Taino, che allontana il pallone. Ora Broggi, che gioca sempre sulla destra, ma fa tutto con il piede mancino. Prova un cambio di fronte su Cargiolli, aggancio complicatissimo, ma che riesce al numero 11. Mentre il pubblico invita da tempo a mettere il pallone sul fondo, perché Camara aveva subito un colpo qualche istante fa. Gioco interrotto, ennesima interruzione, quando se n'è andato il primo quarto di gara, sempre 0-0. Colpito alle spalle Idrissa Camara, esterno 26enne, nazionale della Guinea-Bissau, uno degli stati più piccoli di tutta l'Africa continentale. Il suo procuratore Beppe Accardi lo aveva portato in Italia diversi anni fa. Accardi, che tra l'altro è anche l'agente di altri giocatori biancorossi come Calandra, Conti, Marinali e Piquetti. Aveva già lavorato con Mister Domenicali ai tempi del Visé in Belgio, inizio carriera. Si ritrovano insieme qui a Varese a distanza di diversi anni. Camarà, che tra l'altro ha giocato un anno e mezzo in Serie B con la maglia dell'Avellino, dunque un giocatore di grandissima esperienza. 25 presenze per lui in cadetteria. Arriva da 6 mesi in C con l'Akragas. Firmato in estate con la maglia del Varese, gli è stata subito data la fascia di capitano. Uno dei giocatori più pericolosi a disposizione di Mister Manuele Domenicali, 61enne emiliano, ex giocatore tra le altre di Prato e Novara. Nel frattempo il gioco non è ancora ripreso. Pausa abbondante di un minuto, una sorta di time out per le due squadre, per andare anche a rinfrescarsi a bordo campo, visto il gran caldo. Si riprende finalmente con Vaccarecci, che va da Boni. Nuovamente Vaccarecci. Ancora Filippo Boni. Varesino Doc, 23 anni per lui. Rinvio profondo, colpo di testa di Albizzati, che prende il tempo a Francese. Di prima intenzione il pallone su Camarà. Ancora una volta gioca lontanissimo dalla porta. Questa volta l'arbitro non gli concede il fallo. Allora Taino per Albizzati. Menga, Mantovani, subito attaccato da Camarà. Non concedono ovviamente tanto spazio a Mantovani, vero play di questa formazione. Nuovamente il pallone però gli torna sui piedi. Splendido cambio di fronte a cercare Cargiolli. Palla complicata per lui, è netto anticipo Lonardi. Difatti il pallone viene coperto bene dal terzino destro cresciuto nel settore giovanile del Varese, uno degli under scelti questo pomeriggio da Mister Domenicali, Lonardi classe 99.
tra Vallini e Bianchi 2000, l'altro 99 è in panchina dai Mondoni. Ora pallone ha giocato dietro da Travaglini proprio su Andrea Scapolo. Anche lui ha già vissuto la eccellenza con la maglia del Varese, vincendo il campionato con Melosi in panchina. Era la riserva di Bordin, esordì nell'ultima giornata di quel campionato. Ora il pallone per Taino, leggermente troppo arretrato. Ancora una volta è molto bravo Scaramuzza, che si è spostato da qualche minuto sul lato destro del campo con Piquetti, che invece parte da sinistra. Torna però sul lato mancino. Eccolo proprio Piquetti. Arriva ancora una volta come un treno Bianchi. Vediamo se viene servito da Piquetti. Preferisce andare a centrare su Camara. Vediamo cosa si inventa il numero 7. Spalla alla porta. Grande idea per Piquetti. Ancora una volta in area di rigore. Calcia con l'esterno destro. C'è una deviazione. Pallone in angolo. Terzo tiro dalla bandierina in favore del Varese. L'impressione è che quei tre là davanti possano inventarsi qualcosa da un momento all'altro. Fino a questo momento è l'Ercara che sta un po' steccando la gara. Non si è ancora visto in questi primi 19 minuti il giocatore di qualità del Varese, trequartista di Luino, classe 1996. Nel frattempo è Gestra, che è nata a guadagnarsi il pallone. Lo sistema con cura sulla bandierina. E ora va lui al traversone, all'altezza del dischetto del rigore. E ora Mantovani allontana il pallone dopo la smanacciata da parte di Vaccarecci. Poi Conti a memoria, nuovamente sul lato sinistro del campo, dove Vaccarecci ha tutto il tempo di uscire, far suo il pallone. Si prende anche gli applausi del suo pubblico. Intervento abbastanza comodo per il portiere classe 90. Per lui in carriera una presenza in B con la maglia del Frosinone. Portato qui alla Varesina un bagaglio di esperienza enorme. Quel colpo di testa da parte di Simonetto sta ben comportando il pacchetto difensivo del Varese, che non concede spazi fino a questo momento. Camara ancora una volta parte lontanissimo rispetto alla porta. Qui invita Piquetti ad allargarsi sulla sinistra, poi preferisce invece appoggiarsi su Bianchi. Gestra in mezzo al campo, nel cuore della metà campo del Varese. Simonetto, Travaglini, un paio di folate sul lato mancino del campo per il Varese, che adesso ha abbassato un po' i ritmi. Errore banale di Travaglini, e altrettanto però banale il tentativo di dribbling da parte di Franzese, che avrebbe potuto andare subito in verticale per il taglio di Broggi. Siamo invece già dall'altra parte del campo. L'Ercara prova un aggancio al volo di tacco straordinario. Non positivo neanche il tentativo di allontanare il pallone da parte di Boni. Alla fine la rimessa laterale è in favore del Varese. Piquetti con Bianchi, che invita il numero 11 a lasciare il pallone per questa rimessa laterale. Sarà proprio Nicolò Bianchi, altro giocatore promosso dalla Juniors del Varese, ad appoggiare su Piquetti. Tocco centrale, un po' metà tra Lonardi e Scaramuzza, in qualche modo se la cavano i due. Tocco indietro per Simonetto, che è costretto ad arretrare sulla pressione di Cargiolli. Si ripassa da Scapolo. Lonardi sale subito in pressione Marco Taino, prova a mettere in difficoltà il numero 2. Giustamente l'arbitro segnala il fallo. Grande combattente in mezzo al campo, come sempre, Marco Taino. 4 anni per lui con la maglia della Propatria, ribattezzato il Barba, è molto amato a Busto Arsizio. Un gol per lui in C con la maglia dei Tigrotti. L'anno scorso una buona annata in Serie D alla Lumezzane, non riuscendo però ad evitare la retrocessione dei bresciani ai play-out contro il Ciserano. Ha firmato dunque per la Varesina, avvicinandosi a casa. Terzino sinistro di Tradate. Qui errore in apertura ancora una volta di Piquetti. Vediamo se Cargiolli si inventa qualcosa. È da solo contro tutti. Prova un cambio di fronte complicatissimo per Francese. In questo momento sono un po' abbandonati a se stessi Francese e Cargiolli, con Broggi che dà una mano al centrocampo. Qui c'è un errore in copertura da parte di Boni. Occhio a Camara nel rigore. Copertura precisa e puntuale di capitano Albizzati, che mette il pallone nel fallo laterale. Giocatore che ha il proprio palmarès oltre 100 presenze con questa maglia. Occhio al cross di Gestra, eccolo che arriva. Colpo di testa da parte di Menga, col pallone che sta per finire in calcio d'angolo. Scaramuzza però preferisce tenere il pallone sul rettangolo di gioco, andare uno contro uno con l'avversario. Stringe centralmente Scaramuzza, poi appoggia per Bianchi. Traiettoria che arriva in area di rigore, bassa però, messa fuori da Albizzati. Travaglini di prima intenzione, Mantovani allontana la sfera. Grande confusione in campo, non c'è fallo ai danni di Broggi. Fino a questo momento non riesce proprio a entrare in partita il numero 7. L'Ercara prova a mettere un po' d'ordine. Scaramuzza appoggiando per Bianchi, ottimo 1-2. Ennesima zingrata offensiva da parte di Bianchi, che prova a sfondare sulla sinistra. Guadagna calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina numero 4 per il Varese, che decisamente sul lato sinistro del campo sta facendo meglio che non dalla parte opposta.
osserva qui sotto la nostra postazione con grande attenzione i suoi ragazzi domenicali. E il tiro dalla bandierina numero 4 per i biancorossi. Ancora una volta Gestra, sono saliti Simonetto e Travaglini. Cross molto profondo che si perde direttamente sul fondo dal lato opposto del campo. Scuote la testa Gestra che si lamenta anche con qualcuno. Probabilmente nessuno ha seguito la sua idea. Traiettoria molto arcuata ma che si è persa dalla parte opposta del campo per Luca Gestra. Reduce da un campionato straordinario in eccellenza con il Fenegrò. 30 presenze e 9 gol nella scorsa eccellenza. Non sono bastate al Fenegrò per il balzo in Serie D. Giocatore che però si è messo in luce. Il Varese non ci ha pensato due volte ad affidargli le chiavi del centrocampo. Due presenze, un gol contro il Vigevano settimana scorsa. Nel frattempo si fanno sentire non poco i tifosi giunti dal Sacromonte. Colpo di testa di Francese. Cargioli anticipato. Palla che arriva dal Bizzati che di prima intenzione scaraventa lontano il pallone. Poi Mantovani, attaccato alle spalle dall'Ercara, non riesce ad evitare la chiusura da parte di Conti. Pallone giocato profondo per il taglio di Cargioli che sembra aver preso il tempo a Lonardi, che è molto bravo però in copertura a non concedere spazio ad Alessio Cargioli. Mantovani, centrale per Martinoia, a destra per Barni. Prova ad andare in verticale, sbaglia però il passaggio, un po' timido in questa circostanza Alessandro Barni, impiegato oggi da esterno alto di centrocampo, lui che solitamente fa il terzino destro, all'occorrenza anche il difensore centrale, sicuramente un po' a disagio. L'Ercara, fallo netto sui danni abbastanza evitabile di Albizzati, su palla coperta, l'Ercara poteva fare ben poco, ha cercato da due avversari, comunque ha regalato questo calcio di punizione che il Varese ha già battuto. Bianchi, Gestra, Simonetto, sulla destra per Lonardi, ha spazio per avanzare, preferisce andare in via orizzontali, tackle di Mantovani, colpo di testa poi di Albizzati, vediamo se riesce a raggiungere il pallone l'Ercara, non è così, allora la Varesina che sta faticando però a costruire calcio, predica la calma, lo potete forse sentire nel sottofondo, Marco Spilli invita la sua squadra a pazientare. Troppo spesso si sta andando palla profonda per cercare la velocità di Cargioli. Qui finisce a terra Camara, puntuale però l'intervento sul pallone da parte di Martinoia. E allora è Mantovani, saggia apertura sul lato mancino per Taino che ha voglia di spingere. Questo è fallo netto da parte di Piqueti. Vorrebbe addirittura il cartellino giallo Marco Taino. Ci sta la decisione del fischietto che alla prima giornata di questo girone A del campionato di eccellenza ha arbitrato Fenegrò Alcione 2-3. Semplice richiamo verbale per Piqueti. E allora vediamo se la Varesina, che fatica a palla a terra, si riesce a costruire qualcosa sul calcio da fermo. Mantovani prova ad andare in verticale su Taino. Pallone abbastanza elementare che viene letto bene dalla difesa del Varese che recupera con Piqueti. Errore centralmente. Martinoia pensa la conclusione in porta. Poi va da Broggi. Centrale, altro errore. Gara fino a questo momento assolutamente incolore quella di Broggi. E allora il Varese che può impostare con Lonardi. Non sa bene cosa fare il numero 2. Si appoggia su Conti. Gestra. Temperatura veramente caldissima questo pomeriggio a Venegono. Noi ce la caviamo in cabina di commento con un comodo ventilatore. Ma per i 22 in campo non è assolutamente facile giocare ad alti ritmi. Soprattutto per la Varesina che ha il terzo impegno in una settimana. Gestra apre sulla sinistra per Nicolò Bianchi, nuovamente Gestra, troppo compassata la manovra del Varese in questa prima metà della prima frazione di gioco. Ennesimo lancio profondo, Scaramuzza si azzarda in un dribbling eccezionale, poi prova la conclusione a giro letta benissimo da Vaccarecci, era riuscito con una magia a liberarsi dell'avversario Scaramuzza, uno dei più positivi in questa via di gara del Varese. Qui Mantovani va a memoria per il taglio di Cargioli, non si sono capiti i due, cenno comunque d'intesa. Cargioli aveva stretto centralmente, Mantovani invece aveva cercato in verticale l'accelerazione dell'ex bomber dell'Albissola. Ora Conti porta avanti palla lui, il numero 4 del Varese, centrocampista di Casale di Monferrato. Siamo già passati da Scaramuzza, prova la sventagliata sul lato opposto del campo per Piquetti, terzo tempo straordinario per Camara, la mette giù Camara, poi però è accerchiato da quattro avversari,
difficile per lui creare qualcosa. Conti la mette giù destro e con il destro lo gesta, che poi scaraventa il pallone in fallo laterale. Ennesima interruzione, ha subito un colpo Pietro Martinoia, volto sofferente per il centrocampista di Gallarate proveniente dal settore giovanile della Varesina. C'è un'intesa anche da parte del direttore di gara. E allora è Simonetto. Può ripartire nuovamente l'azione d'attacco del Varese al 28esimo minuto di questo primo tempo, sempre 0-0. Lercara. Luca Gestra. Cerchio centrale del campo per il numero 8, che ha ottenuto in carriera ben 3 promozioni con le maglie di Alzano, Bellinzago e Cavenago Fanfulla. Lercara. Conti. È chiaramente il Varese a fare la partita. La Varesina prova a sviluppare qualcosa in transizione con la velocità di Cargioli e Francese, ma fino a questo momento i tre là davanti si sono visti veramente poco. Copertura qui di Menga, che però regala il pallone nuovamente a Gesta. Siamo sui 30 metri, va in verticale da Camara, difficile per lui inventare qualcosa, attaccato subito alle spalle da Menga. Pallone che nuovamente però biancorosso con Scaramuzza, finta il passaggio per Bianchi. Ecco che arriva il cross da parte di Conti, messo fuori dal Bizzati con un ottimo stacco difensivo. La rimessa laterale è sempre per il Varese. Lato offensivo sinistro del campo per la formazione biancorossa, che prova a premere sull'acceleratore, in questo ultimo quarto di primo tempo. Camara si inventa un cross messo fuori dal Bizzati. Va un po' in difficoltà Travaglini. Simonetto. Conti. Lercara. Prova la conclusione in porta, violenta con il destro Gestra. Un buon tentativo, è sempre molto attento però Vaccarecci, che mette il pallone in angolo con la manona a destra. Quinto tiro dalla bandierina in favore del Varese. Decisamente meglio la formazione ospite. Retrocessa in Serie D dopo aver perso il play-out dell'anno scorso contro l'Oltrepova Voghera 2-0 in trasferta. È partita con 6 punti, con 6 punti in due partite, ma ridotti a 4 a causa della penalizzazione. Alza le braccia Camara, vuole forse uno schema. Traiettoria molto profonda sul secondo palo, traiettoria che viene rigirata nel rigore molto bravo però ancora una volta Albizzati a scaraventare lontano la sfera. Bianchi, sciabolato dove però è molto attento Taino. Cargioli cerca un numero ai danni di Lonardi, indietro su Albizzati, con calma il capitano, nuovamente da Marco Taino, tiene il pallone il numero 19, ha bisogno di guadagnare metri sul campo, fare un pochino più di possesso palla la formazione padrone di casa, che troppo spesso è andato in verticale con lanci profondi. Varese però sale bene ancora una volta in pressione, Vaccarecci costretto al rinvio, dove è molto attento Simonetto, palla per Travaglini, pomeriggio di estrema tranquillità fino a questo momento per Scapolo. Con la Varesina che non ha ancora concluso in porta. Richiamato proprio in questo momento all'intervento il portiere con la maglia numero 1, quest'oggi con una maglia verde. Sbaglia completamente col piede mancino l'apertura. Pallone che si perde in fallo laterale. Andrea Scapolo ha giocato titolare settimana scorsa contro il Vigevano, sfruttando l'assenza di Calandra, che è out per infortunio anche questo pomeriggio. Di fatto dunque imbattuto questi primi 120 minuti di suo campionato. Rimessa laterale a cercare Francese, la sponda, centrale per Broggi, prova a liberarsi per il mancino, il numero 7 della Varesina, che perde però il contrasto fisico. Pallone che viene messo fuori, è comunque out in favore delle Fenici, lato destro del campo, sempre 0-0. Amici di Beppi Sport, 32esimo minuto, il derby del girone A del campionato di eccellenza tra Varesina e Varese. Martinoia prova un blitz offensivo lui, arginato il suo tentativo di cross, poi come al solito lotta come un leone il numero 4 di Gallarate, ha commesso però fallo. Calcio di punizione dunque in favore del Varese. Martinoia ha confermato dopo le ottime stagioni in Serie D con la maglia della Varesina, totalizzato 37 presenze e messo a segno anche un gol. Non rinuncia mai a lui in mezzo al campo Marco Spelli, forse il migliore in campo mercoledì nella gara pareggiata contro la Castellanzese. Non molla mai, classe 99, la sua terza presenza stagionale. Il rinvio di Scapolo, colpo di testa del ben posizionato Menga. Cargioli a memoria sulla sinistra per Taino, si trovano a memoria i due, praticamente gioca sempre sulla sinistra la squadra in maglia nera questo pomeriggio. Boni
Ricama indietro l'intervento di Vaccarecci. Ancora una volta reclama la calma Marco Spilli, si alza dalla panchina nei suoi ok da sole, vorrebbe forse qualcosina in più dei suoi attaccanti. Cargioli va fuori tempo su questo rinvio, la palla diventa comunque buona per Francese, spalla alla porta numero 10, vede con la coda dell'occhio il movimento da parte di Taino, servito ora da Mantovani con un taglio centrale splendido, ottima copertura da parte di Leonardi che spedisce il pallone in fallo laterale, prova a guadagnare dei metri sul terreno di gioco la formazione di Spilli. Mantovani sempre col suo piede mancino, in verticale per Taino, una grande idea, Taino nel rigore, mette in mezzo il corso interessante, la girata col sinistro e ha colpito Lorenzo Francese, la Varesina in vantaggio, 34 su minuti sul cronometro, secondo gol in tre partite per l'attaccante di Cosenza ed è 1-0 per le Fenici. Esplode il comunale di Venegono. La Varesina ha segnato il numero 10, Lorenzo Francese. Il boato anche dello speaker, sorride Marco Spilli, non potrebbe essere altrimenti. Ovviamente è arrivata dal lato sinistro del campo l'azione giusta della Varesina. Un po' il film di questo primo tempo. Non è praticamente mai andata dall'altra parte del campo la formazione in maglia nera. Splendido scambio con Taino che è nato fino in fondo, ha messo in mezzo un pallone che Francese ha semplicemente dovuto depositare in rete col piede mancino, con scapolo assolutamente imbattuto. Non poteva fare niente l'estremo difensore di Cittiglio, che così subisce il suo primo gol in questo campionato. E la Varesina va dunque in vantaggio. Vantaggio non troppo meritato per quello che si era visto fino a questo momento. Sempre pericolosa però là davanti la formazione di Spilli con i suoi giocatori di qualità. Francese tra l'altro al suo sesto gol complessivo con la maglia della Varesina. Qui c'è un fallo netto da parte di Taino ai danni di Leonardi. Il direttore di gara non può far altro che estrarre il cartellino giallo in direzione del Barba. Dunque arriva il primo ammonito in questo primo tempo. Si tratta di Marco Taino. E ora il Varese ovviamente potrà subito sfruttare un calcio di punizione interessante e rispondere al gol della Varesina che ha acceso questo derby. Sul punto di battuta ci sono Gestra e Camarà. Va a disporre la barriera a distanza regolamentare il signor Aloise. In area di rigore ovviamente i soliti noti, sono salite le torni. Ci sono Travaglini e Simonetto, sono molto abili nel gioco aereo. Occhio anche a Scaramuzza. Qualche metro fuori dall'area di rigore Conti, pronto su qualche eventuale ribattuta. Ecco il fischio dell'arbitro. Alla fine va Camarà, violento col mancino. Vaccarecci non si fa sorprendere. Sempre molto attento. L'estremo difensore in completo blu. Vediamo se il pallone è terminato in calcio d'angolo. Sì, è così. E dunque il sesto tiro della bandierina in favore del Varese. Contro il solo battuto dalla Varesina. Ma in questo momento il risultato premia la formazione padrone di casa. Anzi no, si tratta alla fine di rimessa laterale. Allora va la gettata profonda Leonardi. Colpo di testa di Boni, come sempre ben posizionato. Pallone che rimane al limite di rigore. Prova un'idea Scaramuzza, messa fuori. Prova a scattare Brogi per tenere in campo il pallone. Molto bravo Bianchi in questa copertura, altrimenti la Varesina avrebbe avuto un 3 contro 3 molto pericoloso. È lo stesso Bianchi a portare avanti il pallone. Con intraprendenza il giovane terzino sinistro del Varese. Pennella il cross per Camarà che sale in cielo. La palla rimane lì con Vaccarecci che non esce. Con un pizzico di insicurezza per la prima volta nella gara il classe 90, col pallone che era veramente a pochi metri dalla linea di porta. Se l'è cavata ancora una volta però con un intervento in presa alta l'ex estremo difensore di Cittadella e Feralpi Salò, che ora va al rinvio. Solitamente se la cava molto bene anche con i piedi, voleva cercare qui sotto la nostra postazione Cargioli. Sbaglia completamente l'apertura col pallone che si perde in fallo laterale, già battuto dal Varese che prova ovviamente a stringere i tempi perché sono già 37 minuti sul cronometro in questo primo tempo e la Varesina è avanti nel derby 1-0 col timbro numero 2 in stagione di Lorenzo Francese. Leonardi tunnel ai danni di Taino che non porta però frutti alla sua formazione. Francese lotta come un leone, rigenerato dal gol. La palla comunque arriva all'Ercara. Occhio numero 10, vediamo se si inventa qualcosa. Apre sulla destra per Piquetti. Opta per il cross di prima intenzione. La palla schizza vicino all'Ercara. La viene recuperata da Brogi. Porta avanti palla col piede mancino il numero 7 della Varesina. Reclama il pallone Cargioli dal lato opposto del campo. Poi c'è un intervento durissimo da parte di Conti, se non ho visto male.
C'è cartellino giallo. Anzi no, si tratta del numero 4, sì, Conti. E dunque c'è il primo ammonito anche per la formazione biancorossa. Andato completamente fuori tempo Francesco Conti sull'ottima avanzata da parte di Broggi, che pian pianino sta salendo di livello nella sua prestazione. L'esterno offensivo piede mancino di Sesto Calende, che gioca però stabilmente sul lato destro del campo. Ha faticato nei primi minuti di gara a entrare nel vivo del match, si sta rendendo utile comunque in fase di ripiegamento. E ora è Mantovani che col suo delicato piede mancino ha l'opportunità di andare a pennellare in area di rigore un cross interessante. Sono saliti ovviamente Albizzati e Boni. In area di rigore attende il pallone anche Cargioli insieme a Francese. Va Mantovani, profondo a cercare Boni che sale in cielo, la sponda, era tutto regolare. Ha scaraventato lontano il pallone Gestra, un po' distratta ancora una volta la retroguardia difensiva del Varese. Aveva colpito abbastanza indisturbato Boni. Vaccarecci su Cargioli, che non riesce a vincere il duello aereo con Simonetto, che supera il 1,90 m. L'Ercara va da Piquetti, uno contro uno con Boni, mismatch, molto più rapido Piquetti che prende la riga di fondo, opta per il cross, sbaglia però la traiettoria con il piede destro, la palla si perde direttamente sul fondo con Vaccarecci che va a scambiare due chiacchiere con Mantovani. Un po' sbilanciata qui la formazione padrone di casa, che ricordiamo amici di Beppi Sport è in vantaggio quando mancano 6 minuti all'intervallo, anche se potrebbero esserci tranquillamente 2 minuti di recupero. L'inquadratura è su Matteo Vaccarecci, una presenza in B per lui nel 2011 quando vestiva la maglia del Frosinone, sconfitto 2-1 al Picchi di Livorno contro gli Amaranto, una grande soddisfazione. Ha poi vestito le casacche di Barletta Cittadella, con cui ha vinto da riserva un campionato di Serie C, e Feralpi Salò. L'anno scorso era già alla Varesina, aveva giocato 20 partite, una delle certezze delle Fenici. Qua va il rinvio ancora una volta molto teso, non facile lettura da parte di Leonardi, che è bravo ad appoggiarsi a Conti, dialoga con Gestra, nuovamente Conti, errore però, deve stare attento, entra in take, il numero 4 è già ammonito, l'arbitro gli dà ragione, non fischiando nemmeno il calcio di punizione. Allora ripartenza biancorossa gestita da Bianchi, ottima la sua gara fino a questo momento, ha appoggiato per Scaramuzza, va per linee orizzontali, non riesce a trovare il passaggio per un compagno. Allora Mantovani, Broggi di prima intenzione, spendi la palla per Martinoia, scatto di Cargioli, vediamo se si alza la bandierina nel guardaline, sì, anche in presa diretta. Onestamente mi era sembrato al di là della linea difensiva del Varese, Cargioli ha rischiato tantissimo, però la formazione di Domenicali con questa lettura molto alta a una quarantina di metri dalla porta si è lamentato molto e ha le mani in testa Marco Spilli, l'ex Solbia Sommese, aveva visto forse diversamente da me in posizione regolare Cargioli. Sta di fatto che il numero 11 stava involando a tu per tu con Scapolo, opportunità vanificata dalla segnalazione del signor Bevilacqua. Mantovani, Taino, sicuramente sulle ali dell'entusiasmo la Varesina molto meglio da quando è passata in vantaggio. Varese che sta faticando a risistemarsi in campo, subito il gol dello svantaggio, non è più riuscita a rendersi pericolosa là davanti la formazione di Domenicali. Qui ci prova con Gestra, Piquetti la mette giù, il numero 11 abbastanza indisturbato si appoggia a Lonardi, deve andare uno contro uno con Taino, si deve inventare qualcosa, va da Piquetti che pennella un cross interessante, colpo di testa, si è divorato una palla gol clamorosa Gestra, era tutto regolare, non è andato con la cattiveria giusta il numero 8 di Gallarate a una decina di metri dalla porta, colpo di testa che si è perso tra l'altro di diversi metri alla sinistra di Vaccarecci quando era completamente solo e in posizione regolare, poteva anche forse stopparla e concludere con tutta calma. Lettura difensiva assolutamente sbagliata del pacchetto arretrato di Marco Spilli. Sfuma così, primo vero tentativo in porta del Varese per ristabilire la parità. Infatti Vaccarecci va al rinvio dal fondo, non c'era stata la segnalazione del signor Arshad. Conti scambia con Lonardi, vediamo se il Varese ne ha in questo finale di primo tempo. Ha sicuramente delle mosse importanti da spendere dalla panchina Domenicali, attaccanti come Silla
Buba Boubacar e soprattutto Matias Vignaduzzo, attaccante di grandissima esperienza argentino, classe 1983. Nel secondo tempo dovrà cambiare qualcosa là davanti se il risultato rimarrà questo. 61enne tecnico dei biancorossi, e qui ancora una volta Mantovani va da Taino, uno dei migliori della Varesina, protagonista dell'assist per Francese in occasione del gol. Prende la riga di fondo, mette in mezzo il cross deviato da Lonardi. La palla continua a rimanere lì all'altezza della bandierina del corner. Alla fine Taino commette fallo, calcio di punizione. Poco meno di due minuti al gong dell'intervallo, meno che ci siano secondi, minuti di recupero assegnati dal direttore di gara in occasione del colpo subito da Camara al quarto d'ora del primo tempo. Si è perso circa un minuto, poi il gol. Quindi presumibilmente ci saranno almeno 60 secondi di extra time. Vedremo quale sarà la decisione del fischietto lodigiano. Scaramuzza indietro su Travaglini, poi Simonetto, Lonardi, Gestra sbaglia il tocco in verticale. Taino legge bene ma spedisce il pallone direttamente in fallo laterale. Si lamenta Cargiolli, avrebbe voluto un pochino più di calma da parte di Marco Taino. Ed è Conti che porta avanti il pallone, supera il centrocampo, appoggia sull'Ercara, tiene palla il numero 10, va in verticale su Camara, aggancio così così. C'è l'ottimo tackle in scivolata da parte di Barni, che dopo un avvio così così ha sofferto non poco la velocità di Scaramuzza. Ha preso le misure all'esterno offensivo del Varese, sta giocando un'ottima partita. Menga di prima intenzione profondo su Francese, che ha toccato pochi palloni ma ha messo dentro quello decisivo fino a questo momento. Davvero bomber da attaccante rapace, cresciuto proprio nel Cosenza. Per lui 38 gol complessivi in Serie D con le maglie di Gallipoli e Lanusei. Cargiolli indietro, un pallone complicato dove c'è l'inesauribile Pietro Martinoia. Colpisce in pieno l'Ercara, forse un fallo di mano, almeno era di questo avviso il pubblico del comunale, non il direttore di gara. Viene annunciato in questo momento dallo speaker, come potete sentire, del comunale di Venegono. 60 secondi di extra time, allora c'è ancora tempo per il Varese per cercare di raddrizzare questo primo tempo. Bianchi sulla sinistra porta avanti il pallone al piccolo trotto, non c'è movimento da parte dei suoi compagni di squadra, si deve inventare qualcosa lui. Chiuso in fallo laterale da Broggi. Bianchi va dall'Ercara, prova un guizzo lui, un primo tempo opaco quello del centrocampista di Luino. Va da Gestra, cerca un'idea ma la Varesina ovviamente è tutta chiusa. L'Ercara spalla la porta e qui arriva un intervento assolutamente sconsiderato da parte di Boni. Erano in tre che stavano proteggendo l'Ercara, aveva poche idee, ovviamente il numero 10 sgambettato alle spalle, però si prende molto volentieri questo calcio di punizione che andrà ovviamente a chiudere il primo tempo. Vediamo se il fischietto di Lodi permetterà al Varese la battuta di questo calcio di punizione. Sul mio cronometro sono già scaduti i 46 minuti del primo tempo, c'è comunque il tempo di battere. Sul punto di battuta Camara, con il piede mancino dovrebbe andare il capitano. Fatica l'abito a disporre la barriera a distanza regolamentare. È tutto pronto. Sarà il 26enne della Guinea-Bissau a battere questo calcio di punizione. L'ultima emozione del primo tempo. Va Camara, violento col sinistro. Forse una piccola deviazione sulla conclusione che aveva tratto in inganno Vaccarecci. Pallone che si perde di un nulla sopra la traversa. Si chiude con il brivido. La prima frazione di gioco la finisce in vantaggio la Varesina, con il gol di Francese al minuto 34 su splendido assist di Taino. Formazione biancorossa che sarà fatta preferire soprattutto nella prima metà di questo primo tempo. Non ha saputo però colpire, sfiorando in un paio di volte il vantaggio la Varesina. In una delle sue prime folate offensive ha colpito con Francese, il suo primo gol in casa, il secondo complessivo in questo campionato. Saranno sicuramente altri 45 minuti da vivere insieme, un derby molto emozionante. Amici di Bepi Sport, una piccola pausa pubblicità, poi torneremo per vivere live sulla nostra pagina Facebook il secondo tempo di Varesina Varese.
Nell'intervallo del derby della terza giornata del campionato di eccellenza Girone A Varesina-Varese, fino a questo momento sono i padroni di casa a condurre con il gol di Francese al 34esimo minuto. Siamo in compagnia del giornalista della Prealpina Silvio Tranquillini, a cui do il nostro benvenuto in diretta. Buongiorno a tutti. Un'impressione di questi primi 45 minuti, l'impressione mia è che il Varese fosse partito meglio, non ha saputo colpire con un paio di opportunità non sfruttate, poi la Varesina, la prima vera folata offensiva sulla sinistra, ha colpito. Sì, il risultato è decisamente sorprendente per quello che si è visto durante, durante questo primo tempo, nel senso che il Varese ha comunque mantenuto maggiormente l'iniziativa. La Varesina, anche se si è vista poco in attacco, è stata brava a centrocampo a creare tanta densità, che ha tolto spazi soprattutto a Gestra, che è diciamo il Mantovani del Varese, quindi insomma sia lui che Mantovani si sono trovati un po' in difficoltà nel traffico, ma questa mossa è servita più alla Varesina che non al Varese, per quella che era l'impostazione della partita. L'idea che mi sono fatto io è che Spilli, che ha cambiato modulo, è passato a tre in difesa, volesse evitare che il centrocampo del Varese avesse troppi spazi. La mossa ha funzionato, il Varese è stato pericoloso sicuramente con le iniziative dei singoli, perché Camarà, lo stesso Piquetti e Scaramuzza sono comunque due giocatori che sono veramente difficilissimi da fermare, però allo stesso tempo il Varese ha pagato qualche leziosità di troppo all'atto della conclusione della manovra. Di conseguenza, se non fai gol contro squadre come la Varesina, che hanno comunque giocatori di esperienza in certi ruoli fondamentali, rischi grosso. Il fatto che uno dei meno positivi della Varesina, ovvero Taino, abbia comunque fatto il passaggio decisivo per il gol di un altro dei giocatori che si sono visti meno, ovvero Francese, è significativo di questo. Contro squadre del genere non puoi concedere nulla, e se non finalizzi rischi poi di pagare. Visto l'atteggiamento della Varesina, che è in campo con questa difesa 3, che poi in fase di possesso diventa 5, vedresti meglio Vegnaduzzo o Buba nei primi minuti della ripresa? Allora, sicuramente Buba Silla è un giocatore che può creare un po' di scompiglio, però credo che questo tipo di giocatore il Varese ce l'abbia già. Io penso che fra non molto Domenicali inserirà Vegnaduzzo più per l'Arcara, in modo tale da avere un terminale offensivo, che è stato forse il peggiore. Sì, perché non è la sua partita, perché comunque giocando con un falso 9 il Varese, l'Arcara è difficile trovare gli spazi. Va bene, godiamoci insieme questo secondo tempo, che nel frattempo è ripreso. Al volo un pronostico, Silvio, al volo un pronostico? Un pronostico? Allora, in questo momento secondo me il Varese deve diventare molto più cinico di quello che è stato nel primo tempo, solo così può riaprire la partita, però dovrà stare molto attento. Difficile non far segnare questa squadra, devo dire. Però l'impatto, per esempio, di Boni nella difesa della Varesina è stato ottimo, quindi secondo me in questo momento è favorita la Varesina. Perfetto, ti ringrazio Silvio, ci godiamo insieme questo secondo tempo, che è iniziato da circa 55 secondi, subito un fallo segnalato dal direttore di gara, quindi calcio di punizione per la Varesina. Sono costretti a entrare anche i medici della formazione padrone di casa. Noi sfruttiamo questa interruzione per andare a ripetere quelli che sono i 22 in campo. Varese in campo con il 4-2-3-1, Scapolo in porta, Lonardi, Travaglini, Simonetto e Bianchi in difesa. A centrocampo Gestra e Conti, poi Camarà, Piquetti e Scaramuzza, con l'Ercara che si scambia insieme a Camarà in questo ruolo di falso 9. Vedremo se nel secondo tempo ci sarà spazio per un vero centravanti come Mattias Vegnaduzzo. Per la Varesina invece un nuovo 3-4-3 con Vaccarecci in porta, linea difensiva con Boni, Albizzati e Menga. A centrocampo ci sono Taino, Martinoia, Mantovani, Barni, Broggi, Francese e Cargioli là davanti. Francese, che ricordiamo, ha sbloccato la partita al minuto 34 sfruttando un cross dalla sinistra di Marco Taino. Si riprende con questo calcio di munizione battuto da Mantovani per Menga. Di nuovo Mantovani, va da Filippo Boni. Mantovani ancora indietro per il pallone che viene giocato ora dal capitano dei padroni di casa, Albizzati. Scambia Menga con Francese, non riesce il pallone ad arrivare nella zona di Broggi. Qui i giocatori della Varesina vorrebbero un calcio di punizione per un tocco con il braccio, che forse ci poteva anche stare. Direttore di gara però lascia proseguire il gioco. Sciabolata profonda di Albizzati, palla che schizza nella zona di Broggi, la palla poi diventa pericolosa per Cargioli. Occhio a Cargioli, che tutto solo in area di rigore, fuori gioco.
Questa è una situazione che andrà sicuramente rivista, non semplice nemmeno per il guardia delle linee. La palla è schizzata come in un flipper sul contrasto tra Broggi e un avversario, pizzicato al di là della linea difensiva biancorossa Cargiolli, che già pregustava una conclusione in porta, mentre per nostra fortuna e anche per la temperatura in campo dei 22 giocatori il sole sembra abbassarsi un po'. Pomeriggio davvero caldissimo qui al Comunale, col pallone che ora viene giocato da Vaccarecci. Ottimo primo tempo per lui, sbaglia qui però l'appoggio di prima intenzione con il piattone destro, il pallone che viene recuperato da Pichetti. Travaglini va da Gestra, ha avuto sulla sua testa una enorme palla gol nel finale del primo tempo, forse pensando di essere in fuorigioco non è andato con la giusta cattiveria, sprecando davvero una chance ghiotta nell'area piccola. Pallone che viene gettato qua alle ortiche dal numero 5 Cristian Travaglini, ha provato un'imbeccata centrale, pallone però raccolto comodamente da Vaccarecci. Tanto movimento là davanti da parte dei giocatori offensivi del Varese, che però nella seconda parte della prima frazione di gioco non sono riusciti a creare grossi grattacapi a Vaccarecci. Ora va al rinvio pescando Cargiolli, indemoniato il numero 11, va a sfidare Bianchi, attende l'arrivo di un compagno, poi opta per il cross, Scapolo fa suo pallone. Primo tempo tranquillo per l'estremo difensore del Varese, che non ha potuto nulla sulla conclusione a distanza ravvicinata di Francese. Qui altro errore in fase di costruzione dei biancorossi. Allora Cargiolli, occhio al taglio di Martinoia che viene ignorato. Nuovamente Cargiolli, Martinoia, prova nel duetto, sbaglia completamente l'appoggio con il piattone destro del centrocampista di Gallarate, classe 1999. Nel frattempo non fa passare troppo tempo Domenicali, opta subito per il cambio offensivo con l'ingresso in campo da parte di Vignaduzzo, ed esce il numero 4 Conti. È decisamente un cambio offensivo, perché entra un attaccante con un bagaglio di esperienza enorme, un vero e proprio centravanti, ed esce Conti. Ora vedremo come si risistemerà la formazione in campo biancorossa. Vignaduzzo ovviamente ha preso il posto centrale di Boa, con Scaramuzza, Lercara e Piquete ai suoi lati. Sembra essere Camarasca lato sulla riga di centrocampo. Occhio alla Varesina però con questo cross completamente sbagliato da parte di Barni, raccolto senza troppi problemi da Scapolo. Ne avevamo parlato proprio pochi istanti fa con il nostro ospite. Vignaduzzo poteva essere un'arma da spendere assolutamente in questo secondo tempo, un punto di riferimento là davanti per creare qualche problema a un pacchetto arretrato della Varesina, che si è ben comportato soprattutto sulle palle alte. Vignaduzzo, attaccante da tenere d'occhio, non fa molto movimento ma sa sempre mettere il piede al momento giusto nell'area di rigore. Camarà cerca Bianchi, altra sortita offensiva per il numero 3, cerca Scaramuzza nell'area di rigore, viene chiuso e ci sarà calcio d'angolo per il Varese. Questa volta sì, arriva il sesto tiro della bandierina in favore della formazione biancorossa, da cui ci attendiamo ovviamente un secondo tempo di fuoco per cercare di sovvertire questo risultato negativo dopo due vittorie nelle prime due uscite in campionato. Va Gesta dalla bandierina, traiettoria letta benissimo dal Bizzati, tutto solo con il suo colpo di testa praticamente innesca a velocità di Broggi. Salta secco Bianchi, Broggi strattenuto, cartellino giallo sacrosanto per il numero 3 del Varese, direi anche speso bene. Ha evitato una transizione pericolosissima della formazione padrone di casa da un calcio d'angolo a sfavore. Stava partendo veramente un'opportunità importante per la formazione di Marco Spilli. Bianchi è molto rapido, ma ovviamente non era facile per lui arginare la rapidità. Palla al piede di Alberto Broggi, un giocatore cresciuto tra Varese e Pro Patria, rientrato dall'esperienza alla Sestese. Per lui il terzo anno con la maglia della Varesina. Qui Mantovani sulla destra per Barni, indietro per Mattia Menga, nuovamente Mantovani. Martinoia, occhio al taglio di Cargiolli, cercato Cargiolli nell'area di rigore, gran intervento di Camarà in fase difensiva, la palla comunque buona per Barni, uno contro uno con Bianchi, pennella il cross, Scapolo fa suo il pallone. Provvidenziale l'intervento di Camarà, che si è spostato a giocare in mezzo al campo insieme a Gestra. Se non fosse riuscito ad intervenire su quel pallone, la sfera sarebbe arrivata a Cargiolli, che già pregustava la conclusione in porta da distanza ravvicinata. Chance che sfuma dunque per la Varesina, che ora deve stare attento a questa sortita offensiva del Varese. Bianchi
prova il cross, Albizzati, uno dei migliori sicuramente. Poi Brogi, attenzione al fallo in netto ritardo di Bianchi. Questo è un fallo in netto ritardo a palla ormai già giocata. L'impressione è che il direttore di gara voglia risparmiare Bianchi, che però ha rischiato tantissimo. Non mi sorprenderei di vedere a breve un cambio da parte di Domenicali, perché il suo giovane terzino sinistro, che tra l'altro ha giocato anche un'ottima partita fino a questo momento, seppur colpevole come i suoi compagni di reparto sul gol di Francese, è intervenuto in netto ritardo e dopo il giallo preso pochissimi minuti fa ha rischiato di lasciare la sua squadra con l'inferiorità numerica. Qualche piccola polemica arginata prontamente dal direttore di gara di Lodi, che tra l'altro l'anno scorso è stato protagonista di una spiacevole vicenda in occasione del match giocato nel marzo scorso a Saronno, in un Saronno Union Villa Cassano terminato 6-0 per gli ospiti. Ci furono dei tafferugli, la sua vettura venne danneggiata con la società di casa richiamata a pagare i danni. Abito comunque di esperienza per questo derby. Qui c'è un cross messo fuori, pallone che viene poi colpito di testa da Barni, con i giocatori della Varesina che però da quando hanno trovato il vantaggio hanno una spinta in più, molta più fiducia, molta più cattiveria. Qui Venia Duzio in netto ritardo, l'arbitro giustamente vede il fallo provato con una sportellata d'esperienza il bomber argentino a far arrivare il pallone al suo compagno di squadra, ma non ce l'ha fatto. Venia Duzio che è esordito alla prima giornata siglando il gol praticamente fondamentale contro il Verbano, entrato sul risultato di 1-1, ha realizzato il gol che ha dato il vantaggio al Varese proprio negli ultimissimi minuti di gara con una zampata sotto porta. Attaccante che in carriera ha vinto anche un double con la maglia della Viterbese nel 2015-2016, vincendo campionato di Serie D e titolo di campione d'Italia, come ha fatto del resto nell'ultima stagione in Lombardia la Pro Patria. Brogi cerca il taglio per Cargioli, la palla sbuca ma arriva direttamente nelle mani di Scapolo, che ha già riaperto sulla destra per Piquetti. Vedremo se avrà i 90 minuti nelle gambe il numero 11, che è partito bene. Tocca indietro per Lonardi, ancora una volta però al piccolo trotto il Varese, ritmo troppo compassato per poter mettere in difficoltà la Varesina, che ovviamente non concede campo. Lancio profondo per Venia Duzio, scontro durissimo con Albizzati, si prosegue con la palla che è nella zona di Scaramuzza, uno contro uno, si sposta la palla sul destro forse per andare a calciare, doppio dimmi di Scaramuzza, straordinario slalom, ma l'Alberto tomba, poi il destro viene arginato col pallone che poi viene recuperato da Lonardi sulla sinistra per Bianchi, forcing del Varese, prova il cross Bianchi, Taino ben posizionato, mette il pallone in fallo laterale, grande iniziativa però ancora una volta quella di Roberto Scaramuzza. Pochi istanti fa si era liberato con un doppio dribbling praticamente di tre avversari, strozzato in gol all'urlo del gol al momento della conclusione in porta, si è chiusa Ricciolo a retroguardia delle Fenici. Camarà rischia un passaggio e innesca il contropiede della Varesina con Cargioli, che invece che lanciare Brogi, che avrebbe avuto una enorme prateria, ha cercato un pallonetto strepitoso praticamente dall'altezza del centrocampo. Il pallone è arrivato comodo nelle mani di Scapolo, tentativo che dimostra le qualità tecniche di questo giocatore, però poteva sicuramente dare un'occhiata in più sul lato destro del campo, poteva veramente lanciare in profondità Brogi, sarebbero stati guai per la retroguardia del Varese, che ora invece ci prova sul lato mancino del campo con Bianchi. Deviazione da parte dell'onnipresente Martinoia, la rimessa laterale è comunque biancorossa, già battuta. Scaramuzza restituisce il pallone di prima intenzione per Bianchi, cross deviato, pallone che si impenna, messo fuori da Mantovani, poi il duello in velocità tra i due numeri 7 in campo, si inserisce Francese, chiuso però dall'ottimo Camarà e dal capitano biancorosso, a provare il cross dalla tre quarti, pallone buono per Piquetti, tira rigore, calcia col destro, ancora una volta Murata, la conclusione in porta degli avanti del Varese. E ora lancio profondo per lo scatto di Cargioli, è netto anticipo però Simonetto, Travaglini riparte da dietro, la manovra della formazione di Domenicali. Se ne sono già andati 12 minuti nel corso di questo secondo tempo, qui arriva un giallo sacrosanto anche per Menga, che ha praticamente abbattuto Scaramuzza, indemoniato il numero 9, probabilmente il migliore in campo della squadra ospite questo pomeriggio, ogni qualvolta entra in possesso di palla con le sue accelerazioni, con le sue sterzate, manda in crisi la retroguardia delle Fenici. Qui è stato costretto al fallo da cartellino giallo Mattia Menga, fino a questo momento protagonista di una gara molto ordinata
difensore che agisce sul lato destro del pacchetto a tre disegnato per questo pomeriggio da Marco Spilli. E ora si attende il fischio del signor Aloise per la battuta di questo calcio di punizione. Come sempre Camarà va a cercare Piquetti, tutto regolare, il cross che arriva nell'area piccola, pericolosissimo, messo fuori ancora una volta da Varesina, può spingere contropiede con Cargiolli che questa volta si vede Broggi uno contro uno con Camarà, duello tra i due numero 7. Arriva anche Cargiolli, la palla invece a cercare Mantovani, vediamo se il playmaker della Varesina si inventa qualcosa. Taglio centrale per Francese, posizione regolare per Francese col destro, la mette dentro ma si alza con un pizzico di ritardo la bandierina del signor Arshad. Probabilmente giusta la segnalazione del guardialine bergamasco. Ancora una volta però Francese in area di rigore davvero immarcabile, si era fatto trovare pronto all'appuntamento con il gol. Tutto vano però sulla grande idea di Mantovani. Siamo già dalla parte opposta del campo, davvero un gran ritmo. Occhio a Camarà, zona tiro per il numero 7, finta la conclusione, apre sapientemente sulla destra per Piquetti che si fa pescare in maniera molto ingenua in posizione di offside. Giustamente in piedi la sua panchina applaude i suoi ragazzi e Spilli. Non era assolutamente facile questa lettura difensiva. Sono saliti con i tempi giusti, guidati da uno straordinario Alessandro Albizzati. Davvero sta giocando una gara ineccepibile fino a questo momento il John Terry della Varesina. E ora il calcio di punizione è per Vaccarecci, che va al rinvio a cercare come solito Francese. Carambola di testa sulla spizzata di Simonetto, la palla schizza in direzione di Scapolo. Sarà dunque calcio tutto regolare, ovviamente non è calcio di punizione, pallone che viene già giocato da Scapolo per Bianchi. Prova a farsi sentire il pubblico arrivato da Varese, meno di 20 km di distanza dal Franco Ossola al comunale di Venegono Superiore, per questa sfida della terza giornata del girone A del campionato di eccellenza. Sciabolata di Camorà, profonda a cercare Vegnaduzzo, Albizzati ancora una volta ben posizionato, poi Scaramuzza si inserisce chiuso da Menga che scaraventa il pallone lontanissimo. Cargiolli va a lottare su questo pallone, rischia tantissimo Travaglini che appoggiando indietro per Scapolo ha trovato proprio la testa di Cargiolli. La palla alla fine finisce nelle mani di Scapolo, ma da elogiare Cargiolli che sta giocando una gara per difiato a rincorrere tutti e tutto. Non molla veramente un centimetro in campo il bomber ex Albissola. Qui Bianchi legge male la traiettoria del pallone. Ancora una volta Broggi lo sfida in velocità. Vediamo se riesce a tenere in campo il pallone con un guizzo. Non ce la fa. Proprio sotto gli occhi del guardaline Usman Arshad. E dunque la rimessa laterale in favore del Varese, che fino a questo momento, nonostante l'ingresso in campo di Vegnaduzzo, non è riuscito a dare una sferzata a questa partita. Appannaggio della Varesina. Dopo un'ora di gioco, grazie al gol di Francesa al 34esimo, finisce a terra Vegnaduzzo nel duello fisico con Albizzati, con l'impressione che ne vedremo molti da qui a fine gara. Ancora una volta l'arbitro dà ragione al difensore centrale della Varesina. Broggi, centrale per Mantovani, non è mai una cattiva idea. Prova ad andare in verticale col piede destro, non è il suo preferito e si vede. Bianchi allontana la sfera, Vegnaduzzo ancora una volta anticipato. Camarà attaccato da Francese. Quanto si sacrificano in fase di copertura i giocatori della Varesina. Era quello che chiedeva Spilli ai suoi ragazzi. Ora Piquetti, lato destro del campo. Finta il cross nella rigore, aspetta il pallone Vegnaduzzo. Ecco la traiettoria che arriva a cercare proprio il bomber argentino, che però è finito in offside. Ancora una volta lettura difensiva eccezionale della Varesina. E nel frattempo siamo pronti a vivere insieme la seconda sostituzione di questa partita. Ancora una volta nelle file del Varese. Vediamo chi è il giocatore che viene chiamato in causa. Esce Scaramuzza, un po' a sorpresa, che fino a questo momento a mio parere era stato il migliore in campo. Dentro Ezeguiyen. Ezeguiyen, allora vedremo cosa cambierà dal punto di vista tattico l'ingresso in campo del numero 16 argentino al posto di Scaramuzza, che si era veramente comportato bene fino a questo momento. Giocatore ex Acassuso, la Serie C del campionato argentino, volante di centrocampo. In estate si è allenato con l'equipe Lombardia, sottoscritto un contratto col Varese praticamente in questi giorni, anche se già da qualche tempo si allenava con la formazione Sacromonte. Vediamo questa chance che gli dà a mezz'ora dalla fine Manuele Domenicali, centrocampista classe 1995. Rimane in campo fino a questo momento Lercara, che è la delusione di giornata nella fila della formazione biancorossa. Vediamo se con una giocata delle sue il centrocampista di Luino
saprà prendersi la scena. Nel frattempo Tainor, splendido attacco di Francese, la palla rimane nei piedi del numero 10, finta contro finta, opta per il cross, scapolo prima che Tainor potesse concludere in porta. Altra opportunità per la Varesina. Ora il guizzo di Pichetti in mezzo al campo, largo sulla destra, c'è decentrato Camara. Pichetti lo guarda, lo ignora, preferisce andare per conto suo. Volata offensiva straordinaria numero 11, che poi prova l'imbucata centrale per l'Ercara. Era buona l'idea e anche il taglio. Pallone però intercettato. Ora ennesima sciabolata di Mantovani a cercare Cargiolli. Pallone complicato per lui. Non riesce a tenerlo in campo. Rimessa laterale in favore del Varese. Mentre è pronto un cambio anche nelle file della Varesina. Dovrebbe entrare con la maglia numero 32 Bianconi. Giocatore che ha firmato praticamente ieri il suo contratto con la Varesina. Evidentemente è già in condizione di giocare. Nico Bianconi, cresciuto nel settore giovanile della Juve, ex Vicenza in Serie B, un altro giocatore di enorme esperienza. Vegnaduzzo, l'Ercara prova il cross saggiamente. Albizzati, che non ne sbaglia una in questo pomeriggio, lascia l'intervento a Vaccarecci. E ora è Menga che va da Cargiolli. Siamo curiosi di vedere chi lascerà il campo per l'ingresso in campo di Nico Bianconi. Qui numero di Broggi, che manda al bar Travaglini. Si invola Broggi, potrebbe calciare in porta col mancino. Stringe centralmente Broggi, calcia col sinistro e la mette dentro. Un gol straordinario. 19 minuti in corso del secondo tempo. Alberto Broggi, sono due in campionato anche per lui. E la Varesina forse ipoteca il derby con un'altra folata offensiva straordinaria. Questa volta è l'attaccante di Sesto Calende a punire Scapolo. Poi si accendono un po' gli animi. Inviperito Simonetto, che si va a prendere il giallo. È nato a criticare i giocatori della Varesina, che forse sono andati a festeggiare un po' troppo proprio sotto i tifosi del Varese. Situazione che ovviamente andrà analizzata. Ma andiamo a parlare dell'aspetto tecnico. Un gol straordinario quello di Broggi, l'attaccante ventenne, con una finta di corpo ha mandato al bar Travaglini, ha teso la conclusione col mancino una volta, due volte, poi al momento giusto ha fulminato l'incolpevole Scapolo, che subisce il suo secondo gol in due partite. Nel frattempo c'è il guardaline che sta per segnalare qualcosa all'arbitro. Nel frattempo annotiamo sul nostro taccuino il giallo a Simonetto. Forse il guardaline ha visto qualcosa che non andava nella panchina del Varese, sta allontanando un componente dello staff biancorosso. Segnalazione del signor Arshad. Nel frattempo chiamo ancora in causa Silvio, se vuole in diretta. Che gol di Broggi! Gol eccezionale. Ma Broggi è un grande giocatore, secondo me. Ha delle grandi qualità tecniche e di corsa, di conseguenza è un giocatore da sfruttare anche in queste occasioni. Oggi non aveva fatto granché, secondo me è stato più attento ad andare magari a creare pressione su Gestra che non alla fase offensiva, anche per come si è sviluppata la partita. Però è un giocatore che, se gli dai l'occasione giusta, non sbaglia. Esatto. E ha fatto un grandissimo gol. Nulla da dire davvero. Ora per il Varese diventa dura. Pallone che arriva nella zona di Camara, che tiene bene il pallone in campo. Sarebbe importante per i biancorossi trovare subito la giocata per riaprire la partita. Occhio a questa conclusione, correva con il destro, molto attento Vaccarecci. Tra l'altro conclusione scagliata proprio da Echegoyen al primo tentativo della sua partita con la maglia numero 16. Calcio d'angolo già battuto, è il settimo della gara in favore del Varese. Cross che arriva di Camara, che si perde direttamente dal lato opposto del campo. Nel frattempo, dopo il gol, è stata rimandata la sostituzione. Non entra più Bianconi nelle file della Varesina, ma è pronto a fare il suo ingresso in campo con la maglia numero 17 Vittorio Antonio Vitulli. Ed esce con la maglia numero 7 Broggi. La Varesina sostituisce il numero 7 Alberto Broggi. Proprio l'autore del gol, che viene bersagliato dal pubblico biancorosso. Non gli hanno perdonato l'esultanza di qualche istante fa. Guardate Spilli però in piedi davanti alla sua panchina ad applaudire Alberto Broggi. Dentro Vitulli, che era stato titolare in settimana contro la Castellanzese nel cuore del centrocampo. Per lui due reti l'anno scorso col Fenegrò in eccellenza. È alla sua terza presenza stagionale, la seconda entrando dalla panchina. Un po' di sostanza in più per la Varesina, che ovviamente adesso con due gol di vantaggio può anche pensare di gestire un po' il ritmo della gara.
Siamo alla metà del secondo tempo. Il cross di Camara a cercare Vegna Duzzo, che prova a scappare alle spalle di Menga. Poi l'Arcara aggancia in area di rigore, mischia furibonda con Camara che non riesce a metterla giù. E alla fine arriva la segnalazione del signor Aloise. Per pochi centimetri non è riuscito a calciare in porta Vegna Duzzo. Dovrebbe essere questo il film della gara da qui al termine della partita, ovviamente col Varese che tenterà di spedire questi palloni nel cuore dell'area di rigore delle Fenici, cercando di sfruttare le spizzate di Vegna Duzzo. Continua a rimanere in panchina fino a questo momento Silla Boubacar. Fa tempo i tifosi del Varese sono abbastanza agitati nel settore posto di fronte alla nostra tribuna stampa. Bianchi, Gestra, molto duro Francese in questo take, si va a prendere un giallo abbastanza regalato. Lorenzo Francese, forse anche un po' stanco, come del resto Cargiolli, sta rincorrendo a per di fatto i difensori avversari. Potrebbe essere proprio lui ad abbandonare il campo, e di fatto è così. Ha fatto giusto in tempo a prendersi il cartellino giallo prima di lasciare il campo per far entrare Bianconi, mentre ancora una volta si animano in mezzo al campo. Un confronto tra Bianchi e un avversario, e occhio a Bianchi perché è già ammonito. C'era anche l'Ercara di mezzo, giocatori della Varesina che ovviamente hanno tutto il loro interesse a far passare secondi preziosi con questi continui confronti. Vediamo quale sarà la decisione del signor Aloise. Nel frattempo nella Varesina è pronto a entrare con la maglia numero 32 Nico Bianconi. Dalla segnalazione del quarto uomo dovrebbe uscire proprio Francese, a meno che decida di cambiare idea ancora una volta Spilli. Albizzati promette battaglia a tutti nel frattempo. Una gara che era stata molto molto tranquilla nella prima fase, si è scaldata in questo secondo tempo, anche condizionato ovviamente dal risultato. Cambio. La Varesina sostituisce il numero 10 Lorenzo Francese. Altra standing ovation. La curiosità che Spilli è andato a sostituire tutti e due i giocatori che fino a questo momento gli stanno facendo vincere il derby. Entra il suo posto al debutto con la Varesina con il numero 32 Nico Bianconi. Dentro Bianconi, classe 91, enorme esperienza anche in C per lui. Non dovrebbe cambiare nulla nello scacchiere tattico della Varesina, con Bianconi che va a prendere il posto in campo di Francese, con l'ingresso in campo di Vitulli invece al posto di Brogi. Si è decisamente coperta la formazione di Marco Spilli. Ora rimangono là davanti il solo Bianconi con Cargiolli. Occhio a questo pallone che ballonzolo al limite della rigore della Varesina, viene messo in fallo laterale con la deviazione che però secondo il guardaline è avvenuta a palla ancora in campo. Bianchi sbatte il pallone per terra, sta cercando in ogni modo di trovare il secondo giallo, il terzino sinistro del Varese, ed eccolo che arriva. Secondo giallo e cartellino rosso per Bianchi al 26esimo minuto di questo secondo tempo. Onestamente se l'è cercata in tutti i modi. Aveva già speso un jolly qualche minuto fa con un fallo che già meritava il secondo giallo. Era finito anche nel parapiglia del centrocampo di qualche istante fa. Onestamente al terzo tentativo il direttore di gara non ha potuto fare altro che estrarre il secondo giallo. Una tiratina d'orecchie anche a Domenicali, onestamente, perché sembrava evidente che il suo ragazzo non era tranquillo ormai da diversi minuti. Una sostituzione sarebbe stata più opportuna, e ora il Varese si trova veramente a dover scalare l'Everest sotto di due gol nel derby in trasferta e con l'uomo in meno, col tempo che ovviamente è sempre meno, 18 più recupero alla fine, contro una Varesina accesa con il fuoco nel cuore. Sta giocando una gran partita la formazione di Spilli. Qui Cargiolli prova a mandare in porta Vitulli, non ci riesce. Ancora una volta però l'attaccante ex Albissola va a lottare il pallone. Bianconi guadagna calcio di punizione, e occhio a Vitulli che è completamente libero sulla destra. Per fortuna dei giocatori del Varese, le Fenici preferiscono perdere qualche secondo, giocare con tutta calma questo pallone. Mantovani sul punto di battuta. Potrebbe arrivare a breve anche la terza sostituzione nelle file della Varesina. Vediamo l'arbitro cosa decide di fare. Sì, dà l'ok al cambio. Potrebbe entrare con la maglia numero 8 Lucatino, ed è proprio così. Fuori con il 23 Boni, che ha problemi fisici ormai da diversi minuti. Che partita però quella di Boni.
L'arbitro lo invita a abbandonare il campo dalla parte opposta per non perdere troppo tempo. Cresciuto nella Solbiatese, dove era allenato proprio da Spigli, era stato notato da Sonsciogliano, che lo aveva portato al Verona. Ex capitano anche della Primavera dell'Hellas. Nel frattempo sta succedendo qualcosa, perché addirittura è schizzato Simonetto per andare a parlare con Spilli. Vedremo cosa si sono detti il capitano del Varese e l'allenatore della Varesina, mentre ha giustamente sottolineato con un applauso il pubblico della Varesina l'ingresso in campo di Lucatino, che rientra dopo un lungo infortunio. Siamo ovviamente contenti di rivederlo in campo. Nel frattempo è stato segnalato qualcosa nella tribuna posta di fronte alla nostra postazione. Vedremo il da farsi. Noi seguiamo naturalmente live il campo in diretta su Beppi Sport. Questo derby giunto al 29esimo minuto con la Varesina avanti 2-0. Vegnaduzzo cerca la sponda, la palla diventa buona per Piquetti, 1 contro 2 per lui, prova il cross, si gira l'Ercara di testa, non inquadra la porta. Uno dei primi guizzi nella partita opaca fino a questo momento del classe 1996, che l'anno scorso in D aveva giocato 29 presenze realizzando un gol. Nel frattempo altro cambio, fuori Piquetti che non poteva avere i 90 minuti nelle gambe, ed entra nel Varese con la maglia numero 14 Matteo Mauro. Giocatore offensivo Mauro, vediamo cosa cambierà. Naturalmente non ne aveva più Piquetti, che comunque ha giocato una discreta partita soprattutto nella prima parte. Ora vediamo il classe 2000, studente all'Istituto Geometri di Varese. Ha dato un impatto importante nella prima gara realizzando un gol nel recupero, quello che ha sancito il 3-1 finale contro il Verbano, la sua seconda presenza stagionale. L'ha rimasto tutta la gara in panchina 7 giorni fa contro il Vigevano. Ora lancio profondo per Vegnaduzzo, colpo di testa con Camarà che non riesce ad arrivare sul pallone. Menga lo scaraventa lontano, poi Travaglini la mette giù, Pietro Martinoia va in verticale per lo scatto di Cargiolli, taglio di Vitulli, Cargiolli finisce a terra, fallo da parte di Travaglini, qui di esperienza Cargiolli, si è lasciato andare al primo contatto. Attaccante veramente di esperienza enorme, nato alla Spezia 15 febbraio del 1989. Come già sottolineato nel primo tempo, non si è lasciato benissimo con l'Albissola in estate. Avrebbe voluto rimanere dopo essere stato uno degli artefici del doppio salto dall'eccellenza alla Serie C con 59 presenze e 31 reti. Ha salutato la società ligure con un post al veleno dicendo che nel calcio non esiste riconoscenza. Ha ritrovato qui alla Varesina un'opportunità per rimettersi in mostra, per prendersi qualche soddisfazione. Calcio di punizione, cross che arriva, non facile per Scaplo che però è bravo in due tempi a fare sul pallone. E ora il pallone che viene giocato da Lonardi per Esgoyen in verticale, la copertura ad anticipare anche Vaccarecci, poi Mantovani, Taino di prima intenzione profondo su Cargiolli che da solo mette in apprensione tutto il pacchetto arretrato del Varese. Travaglini, di nuovo lui. Mauro, 3 gol subiti in 2 trasferte dal Varese, sicuramente dovrà lavorare anche su questo Domenicali questo pomeriggio, che sta facendo assaporare il primo KO stagionale alla formazione biancorossa. Camarà, Esgoyen, calcio da lontanissimo, secondo tentativo molto simile al primo, questo più volento però. Vaccarecci sembra essere insuperabile in questo caldo pomeriggio al comunale di Venegono. Tiro dalla bandierina numero 8, Varese però fino a questo momento non era riuscito a sfruttarli. Camarà dalla bandierina, parte il cross arcuato a cercare Travaglini, pallone troppo profondo che si perde dalla parte opposta del campo. Segnalazione dell'arbitro, invita Vaccarecci a non perdere troppo tempo. Varesina che arriva già da 2 risultati positivi contro il Varese, lo 0-0 dell'anno scorso al Franco Ossola, 2-1 poi vittorioso nell'ultima giornata dello scorso campionato di Serie D, 2-1 qui con reti della Varesina proprio di Broggi, che si è ribettuto anche oggi, di Segalini, e il gol del Varese firmato Monacizzo. Poi la Varesina
subito la retrocessione con il pareggio esterno a Casale a causa del peggior piazzamento in classifica. Ha sperato tutta l'estate in un ripescaggio in Serie D, era prima in ogni classifica, in ogni graduatoria. Con amarezza, una decina di giorni fa, la società delle Fenici ha dovuto accettare il verdetto, ripartire dall'eccellenza. È incappata subito nel KO col busto 81, anche il pareggio poco convincente con la Castellanzese. Ci voleva un pomeriggio così alla truppa di Marco Spelli per prendere coraggio in questo girone A di eccellenza, che è davvero molto competitivo. Squadre fortissime: Fenegrò, Legnano, Busto 81, Varese, Varesina. Davvero ci sarà da divertirsi in questa stagione. Occhio a questa palla centrale per Veniaduzzo, che prova la sponda. Nemmeno questa volta l'arbitro gli concede il fallo, anzi addirittura fischia il ponte del bomber argentino, che ha girato un po' tutta l'Italia dal 2008. Ha giocato anche a Gela, Casale e Ascoli nel 2012-2013. Si è preso la soddisfazione di vincere il titolo di capocannoniere della Lega Nazionale Dilettanti a Viterbo, realizzando 20 reti stagionali. Sicuramente non ha più la condizione fisica di un tempo, ma è un giocatore che, se innescato con i cross giusti dalle corsie esterne, sa ancora il fatto suo. È entrato in campo in un momento difficile della sua squadra, praticamente non ha ricevuto ancora una palla disponibile pulita fronte alla porta. Così è davvero difficile per lui poter creare qualcosa. Rimane fino a questo momento ancora in panchina Silla Boubacar. Evidentemente Domenicali non vede le condizioni giuste per far entrare il suo giovane attaccante. Da parte ci sono pochi spazi questo pomeriggio. Anche un velocista come lui probabilmente farebbe fatica di fronte ad un Albizzati così. Se l'è studiata davvero bene Marco Spilli questa gara. E dopo qualche sfuriata offensiva del Varese all'inizio gara, con i biancorossi che si erano decisamente fatti apprezzare. Nel frattempo qui sotto la nostra postazione se ne va Giuliano Melosi, che qualche giorno fa è stato allontanato dalla panchina del Brugherio, ma che a Varese qualche anno fa ha vinto un campionato proprio d'eccellenza con una cavalcata memorabile, trascinato dai gol di Marrazzo. Stravinse quel campionato. Impressione che quest'anno per i biancorossi il cammino sarà molto molto più complicato. Gestra, se vuole credere in un miracolo, la formazione biancorossa deve accelerare, perché mancano solamente 10 minuti al gong del 90esimo. E allora Gestra lancia un'altra preghiera profonda per Veniaduzzo, la sponda per Camarà, centrale per Etchegoyen sulla destra per Lonardi, di prima intenzione profondo per Veniaduzzo, la mette giù con esperienza, che con una mano Veniaduzzo finisce a terra. Giustamente il signor Aloise ha visto il tocco con l'avambraccio sinistro da parte di Mattias Veniaduzzo, bomber di San Isidro, e dunque il gioco dipenderà con un calcio di punizione in favore della Varesina. Lo abbiamo chiamato nel frattempo Silla Boubacar, Buba un po' per tutti. L'attaccante giovanissimo del Varese è a colloquio con Domenicali, forse la mossa della disperazione per cercare di raddrizzare questa partita. Nel frattempo Mauro, che si è praticamente messo a fare il terzino sinistro dal momento del suo ingresso in campo, ricordando che il Varese sta giocando anche in 10 uomini per l'ingenua espulsione occorsa a Bianchi al minuto 26 di questo secondo tempo, un doppio giallo per proteste, uscita di Vaccarecci, che nel complesso è sicuramente uno dei migliori in campo della Varesina, determinante nella prima fazione di gioco e anche in un paio di interventi su Etchegoyen in questo secondo tempo. Qui Vitulli rischia un dribbling sotto gli occhi di Spilli, praticamente regala la rimessa laterale al Varese. La Varesina comunque non deve abbassare la guardia, ci sta di abbassare un po' i ritmi in vantaggio di due reti e con l'uomo in più, ma pericoloso perdere palla in quella zona del campo. Etchegoyen, intanto comunque con buona intraprendenza, il numero 16 cerca in verticale il taglio di Lonardi, propensione offensiva per il numero 2 che finisce a terra, si va a guadagnare un calcio di punizione interessante, zona Lercara, zona che Camarà. Per cortesia non sostiamo sul passaggio davanti alla tribuna, grazie. Forse una delle ultimissime occasioni in favore del Varese, è una chance importante perché da quella zona sia Camarà sia Lercara possono fare male a Vaccarecci e compagni. Per come ha sistemato un culo il pallone il capitano, penso che Camarà non abbia nessuna intenzione di lasciare questo pallone a nessuno. Al 37esimo minuto di questo secondo tempo fatica l'arbitro a disporre la barriera a distanza regolamentare, tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione
Fischia l'arbitro. Parte Camarà, violento col mancino, pallone che si perde ben alto sopra la porta di Vaccarecci. Non ha scelto il tocco liftato, ma la violenza, un po' come aveva fatto nell'ultima opportunità del primo tempo, col pallone che in quella circostanza deviato era uscito veramente di un nulla. Si dispera, si mette la maglia in faccia, ha calciato con grande violenza, avesse inquadrato la porta sarebbe stato veramente duro per Vaccarecci opporsi al bolide mancino di Idrissa Camarà, ma non è il pomeriggio del Varese evidentemente. La Varesina spinge con Taino, molto più propensione offensiva nel primo tempo. Bianconi subito col sinistro, è fuori gioco però. Bomber scuola Juve. Dicevo di Taino che è stato determinante con l'assist per il primo gol di Francese. Nel secondo tempo ha giocato molto più difensivo, con la spada di Damocle del cartellino giallo sulle spalle, a differenza del suo rivale nel ruolo di terzino sinistro Bianchi. Se l'è cavata meglio. Qui il colpo di testa di Leonardi che tiene il pallone in campo. Allora Camarà, vediamo se ne ha ancora per creare qualcosa. Subito un dribbling messo a terra da Martinoia, sempre presente dove gira il pallone, il numero 4 di Gallarate. Calcio di punizione per il Varese ed eccolo Sila Boubacar, la mossa della disperazione di Domenicali. Esce Camarà, evidentemente non ne aveva più. Entra con la maglia numero 18 allora. Sila Boubacar. Vedremo l'impatto che avrà sulla gara il classe 2000. Prossimo 3 ottobre diventerà maggiorenne, rientrato dal prestito al Fenegro, cresciuto nel settore giovanile biancorosso, ha recuperato da un grave infortunio alla caviglia, un giocatore che ha grande voglia. Vedremo se la sua velocità riuscirà a creare qualche grattacapo alla difesa della Varesina. Qui il solito Albizzati. Hanno costruito un monumento ad Albizzati questo pomeriggio davanti alla porta della Varesina, davvero insuperabile. Rimessa laterale, Gestra, morbido in area di rigore, il pallone che schizza. Occhio a Sila Boubacar che era lì per credere su quel pallone, che però ha assunto una traiettoria particolare ed è arrivato nelle mani di Vaccarecci. Un piccolo brivido sulla schiena dei tifosi della Varesina, che ormai da diversi minuti vedono la propria squadra con tutta calma gestire il ritmo di questa gara. Sta maturando una vittoria a dir poco fondamentale, la prima in questo campionato, per avvicinare la vetta della classifica. Sarebbero 4 i punti totalizzati dalla Varesina in 3 partite, esattamente come quelli del Varese, che ha accumulato 2 vittorie e fino a questo momento questo KO, ma ricordiamo, da scontare 2 punti di penalizzazione in campionato. Ennesima sostituzione, ovviamente ci aspettiamo un recupero maxi visto le tante interruzioni di questo secondo tempo. Fuori Barni, ed entra Morello con la maglia numero 18. Standing ovation anche per Barni. Entra al suo posto con il numero 18 Davide Morello. Ovviamente il derby era molto atteso da queste parti. Una soddisfazione enorme poter sconfiggere i rivali più prestigiosi del Varese. Pubblico di Venegono molto carico. Grandi applausi per tutti, non potrebbe essere altrimenti. Vaccarecci al rinvio. Poco meno di 4 minuti più recupero alla fine. Bianconi, sembrava sua onestamente l'ultima deviazione. Simonetto manda platealmente a quel paese l'arbitro, deve stare attento perché è già ammonito anche lui, ma mi sento di dargli ragione. Il tocco di Bianconi mi sembrava netto e tra l'altro anche con il braccio, ma evidentemente l'arbitro, anche lui infastidito dal sole battente di questo pomeriggio sul comunale, non ha notato questa deviazione. Mantovani regala di fatto il pallone a Mauro, poi il pallone che viene giocato ora dal numero 8 Tino sulla destra per l'avanzata da parte di Martinoia. Tocco centrale, ottima copertura da parte di Gestra, poi ancora Mauro, pallone gestito da Buba molto lontano dalla porta, però indietro per Mauro, nuovamente per Travaglini. Ancora voglia di lottare e di crederci la Varesina su ogni pallone, difficile per il Varese costruire qualcosa. Albizzati, ennesimo anticipo su Vegnaduzzo. Poi Lercara, sombrero ai danni di Bianconi. Lercara, lancio profondo bene controllato da Mantovani, sempre tra i più positivi della Varesina ovviamente. Mantovani, l'ex centrocampista del Crema, appoggia su Tino, porta avanti palla numero 8, va profondo per Cargiolli, l'uscita di scapolo praticamente sulla linea dell'area di rigore, da libero
è andato ad aiutare i suoi compagni di squadra. Pallone già allargato sulla destra per l'avanzata da parte di Leonardi, centrale su Gestra, forse una delle ultime opportunità per il Varese per dare un senso a questi ultimi minuti di partita. Leonardi, centrale per Buba, liberissimo sul lato mancino Mauro, viene servito, numero 14, torna nuovamente da Buba che ovviamente è il più fresco, prova a dare una mano anche in mezzo al campo, Travaglini, Simonetto, e ora c'è l'avanzata da parte di Etchegoyen, centrale per Buba, vediamo se opta per il cross, va nuovamente da Etchegoyen, è una buona idea, sembra però essere in netto anticipo Marco Taino, l'arbitro addirittura segnala il calcio di punizione su invito del guardaline. Si passano altri secondi preziosi, nel frattempo ennesimo cambio ancora nella Varesiena, fuori Cargiolli, e ovviamente sarà un'altra standing ovation, ha dato tutto quello che aveva in corpo. Entra Segalini che si è già tolto la soddisfazione di marcare il tamburino dei marcatori l'anno scorso proprio contro il Varese, era l'ultima giornata di campionato, finì 2-1. Entra con la maglia numero 20, sua terza presenza stagionale, sempre entrando dalla panchina. Che dire di Cargiolli, non ha trovato la via della rete, ma l'ex attaccante della Virtus Entella si è dimostrato ancora una volta un giocatore di altra categoria, con i suoi movimenti ha messo in difficoltà Simonetto e compagni. Qui l'avanzata di Martinoia, inesauribile, prova il cross intercettato da Travaglini, poi Mauro Lercara, ancora Mauro, e qui c'è un brutto fallo, se lo poteva assolutamente risparmiare Vitulli. L'arbitro abbastanza inspiegabilmente risparmia il giallo al numero 17. I giocatori del Varese hanno fretta, non stanno nemmeno a protestare. Pallone già stato centralmente ora da Etchegoyen, finta va da Lercara, indietro per Gestra, riallarga il pallone nella zona di Leonardi, pallone che gli carambola addosso, Segalini ovviamente è fresco, ha voglia di fare, viene chiuso però Lercara, Leonardi, Simonetto, pochi secondi allo scoccare del 90esimo, vedremo a quanto ammonterà il recupero, nel frattempo ancora Etchegoyen, saranno 4 minuti di recupero, 4 minuti di speranza allora per il Varese di riuscire in un'impresa epica, trovare due gol con l'uomo in meno in trasferta per cercare di cancellare questo primo KO della stagione. Si sapeva non sarebbe stata facile qua, si era parlato di un primo vero banco di prova per la formazione di Domenicali, aveva iniziato anche bene la partita, ma di fronte a una Varesina comunque competitiva sta arrivando la sconfitta. Lercara con l'esterno, questa è una buona idea per Silla Bubacari, il corso intercettato da Tino, poi carambola con Tino che va a qualcosa da dire anche a Buba, la rimessa laterale per il Varese, gara che si è un po' incattivita nella seconda frazione di gioco, rimessa laterale che è pronta a battere Matteo Mauro, va da Buba, ben anticipato il classe 2000, nuova rimessa laterale ancora sul lato mancino del campo e sempre per i biancorossi, già battuta Gestra, uno degli ultimi a mollare, va indietro per Simonetto che da quando Camara è uscito dal terreno di gioco veste la fascia di capitano, ennesimo errore di Travaglini che poi è bravo in anticipo ma si trascina il pallone sul fondo, non ha giocato una gara a livello delle prime due partite Cristian Travaglini. Ora Tino, colpo di testa da parte di Vitulli, Travaglini, la giocata in mezzo al campo di Etchegoyen, ultimi secondi di gara ormai amici di Bepi Sport, questa terza giornata del campionato di eccellenza, diretta esclusiva sulle nostre frequenze, fine gara non perdetevi le interviste in esclusiva, anche queste live, quindi rimanete collegati al termine della partita. Occhio all'avanzata di Mauro che pennella un buon cross, colpo di testa, indovinate un po' di chi? Albizzati, la mette in fallo laterale. Nuovamente Mauro, scivola Buba, allora la Varesina potrebbe provare anche un tentativo di contropiede, 47 minuti sul cronometro, finisce a terra Bianconi che ha dato il suo apporto dal momento dell'ingresso in campo, giallo anche per Travaglini, è una gara che costa tanto anche dal punto di vista disciplinare al Varese, 4 cartellini gialli e uno rosso per Bianchi con il terzino sinistro che ovviamente sarà squalificato per la prossima partita che i biancorossi giocheranno tra 7 giorni
al Franco Ossola davanti al pubblico amico contro l'Union Villa Cassano. Maresina invece che avrà nel prossimo impegno la trasferta in casa del Mariano Calcio per dare continuità a questo successo preziosissimo che lancia la Varesina a quota 4 punti in campionato. Nel frattempo purtroppo ha dei problemi il giocatore della Varesina che abbandona il campo. Si tratta proprio di Bianconi. Speriamo per lui che si tratti solo di una botta. Firmato il suo contratto nemmeno 24 ore fa, subito in campo a dare il suo contributo per portare a casa questi 3 punti fondamentali. Ovviamente metterà benzina nelle gambe in settimana per poter avere qualche minuto in più settimana prossima contro il Mariano. Qui Menga non ci pensa troppo, va al rinvio di prima intenzione a cercare proprio Bianconi, finisce a terra Travaglini nel contatto con Bianconi. L'arbitro gli dà ragione fischiando calcio di punizione, ma mancano oramai 30 secondi. L'arbitro con grandissima attenzione veramente fa ripetere la battuta di questo calcio di punizione per una questione di millimetri, quando ormai sono pochissimi secondi che ci separano dal fischio finale. Taino la mette giù, va indietro dal Bizzati, il capitano della Varesina, lancia profondo dove Segalini e Bianconi rincorrono il pallone che viene però recuperato da Scappolo. Ora Lonardi sembra avere già il fischietto in bocca, il signor Aloise, tocco indietro per Simonetto ed eccolo qua il triplice fischio del fischietto di Lodi che manda in archivio questo Varesina Varese, il derby e delle Fenici. Vincono 2-0 grazie alle reti di Francese al minuto 34 su assist di Marco Taino e con una prodezza in contropiede di Broggi al minuto 65. Varese che aveva iniziato bene la gara ma poi subite le due reti, rimasto anche con l'inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Bianchi al 26esimo minuto del secondo tempo. Successo preziosissimo per Marco Spilli, il primo in stagione. Le due squadre sono dunque a pari punti in classifica a quota 4. Ora amici di Beppi Sport, mentre le due squadre vanno a ringraziare le due tifoserie, vi invito a seguire live anche le interviste in esclusiva ai due tecnici, i giocatori migliori di questa partita. Standing ovation ovviamente per i giocatori della Varesina, albizzati su tutti, ma che dire anche di Broggi e Cargiolli. Questa squadra ha dimostrato di avere un potenziale eccezionale, di poter dire la sua in questo campionato di eccellenza. Varese dal canto suo, dopo aver vinto le due prime partite, è una squadra giovane, ha bisogno anche di tempo per amalgamare i suoi ragazzi domenicali. Ci sta un passo falso in casa della Varesina. Bisognerà subito rialzare la testa tra 7 giorni nella gara interna contro l'Union Villa Cassano. Ribadendo il risultato finale qui dal comunale di Venegono, Varesina batte Varese 2-0 con le reti di Francese e Broggi. Un saluto e un ringraziamento da parte di Manuel Favia. Vi invitiamo a seguire live le interviste tra poco in diretta su Beppi Sport. A presto amici.